Amici delle pesche, tutte Che quante. belle le pesche. Perché sembrano un culo. Noi parlavo dei culi, però sì, sono Minchia. buoni anche i frutti. Parlavo proprio del bus io. Sì, Ah, ma a ma noi perché? piace la minchia. Ah. No, non prenderò. Volevo prendere. Niente. Volevo prendere. Un piccolo errore di. La skin di Godzilla su Fall Guys, ma costa 10 corone. La provare. Ma Guarda, io merdi, sento rete rete incredibile. incredibile. Eh sì, è una. Grazie The Mask, grazie Zankos. Grazie, belli. Gratis. Intanto e bevo. E vive. Stato un situazionario? Roba, ma che fa? Mi fa quella roba lì che ti ho detto ieri. Devo tabbare due volte perché sennò mi rimangono le webcam nere. Allora, come si Grazie, chiama? Ivan! Raft. Grazie mille, Ivan, per i Grazie. tuoi 47 mesi, sono Ma pure il tantissimo. gruppo Lego ha preso le distanze da quello che aveva detto la Rowling. Poi in ritardo perché ha Perché? detto. Scusa, cosa ha Beh, detto? adesso mi Tutti. dissocio, scrivo, no, a Tutti sto scrivono mi punto. Sì. dissocio. E Adesso arriva perché l'MCU, fa io mi dissocio dalla Rowling. Ma anche. che Guarda che. dissocio? Beh, l'ha già fatto la Disney in realtà, credo. Ma la Quindi. Disney tanto cosa c'entra con. Ma Cosa almeno c'ha la Disney? Disney. Ma Harry Potter che c'entra con la E anche Rowling? la Lego c'ha. E Lego fa un sacco di Ah, cose di beh, Harry perché. Potter. Ah, ok, è vero che adesso la Lego del. Vero. Ciao amici, mi è appena stato consegnato un pacco con 36 birre. A me è arrivata la Minchia, sedia. mandamene una, dai. Mi è arrivata la sedia. Ma non fare il morto di fame. Beh, c'ho voglia di birra, Faber, no? grazie Ma mille. c'è Vuoi Fedora comprare? Te la vai. Felix e budino al cioccolato, grazie. Ma ce l'ho lì, ma non c'ho voglia di alzarmi, me la spedisce qua, Io mi arriva oggi lì. inizio questo invece, dopo la sedia. Quello che vi dicevo Non l'altra vai da volta. Ma 36, se stai. ne è una in La meno. scatola dei bottoni di Gwendy. Ma che nome di merda, Vabbè, ma Marco. Stephen King c'ha tutti i nomi strani. Cioè, non è né Gwen né Wendy, è È Gwendy. Ma che Gwendy. schifo di nome. Ma esiste come nome, Non lo so. Gwendy? Se l'ha messo qualcuno si chiamerà qualche suo parente. Non so. Vabbè, che Stephen King è completamente fottuto di cervello. Però non l'ho mai Fa bevuto, delle belle chissà. storie proprio Sidro l'ha perché è fatto completamente mio fratello, folle. l'ha fatto. Mai bevuto. Ma Cosa? credo di non averlo mai bevuto, magari l'ho bevuto, non mi ricordo. Il Sidro sidro? di mele. Io l'ho bevuto. No, sì, Povera forse una volta l'avevo Gwendalina. Ma. bevuto. No, perché Gwendalina è Gwendalina, non è che Gwen o Wendalina. A me settimana scorsa è arrivato un pacco con 10 SSD. Ma quanti? C'era Io ne bisogno, avevo niente. preso solo uno. E come te ne sono arrivati 10? Com'è Come? possibile? Sono sulla zattera. E ne hai Ma pagato uno già. solo? Te l'ho Amici, ma dato eravamo fermati per farmare o avevamo già bene. No, finito? dobbiamo semplicemente andare. Dobbiamo andarcene? Stasera sono in zona d'attesa, se vuoi te la porto davvero. No, vai. Non è proprio il periodo, No, ragazzi, per vabbè, oddio. incontrarsi. Per darmi la birra non è che sia un problema. Magari c'hai il Covid, ce l'hai anche tu, magari ce l'hai tu. No, se non esco di casa da 3 settimane, quindi ok. No, non è vero. Però. Vedi. Vengono fuori i Allora, sì, signorini. dovevamo levarci dal cazzo, mi pare qua, no? Simone, grazie Simone. mille per il tuo prepuzzo. Qui bisogna Per mettere a scaricare. cuocere le puttane. Fammi mettere. A me non è arrivato niente. Mi sento scusa, a me non è arrivato niente. Vabbè, ma io Devo me le sono prendere il comprate la mouse. sedia lì, bro. Non è che sono regali, me le Devo sono comprate io. prendere il mouse, ma aspetto Black Friday. Tanto. L'alambic, mai sentito. La Lambo. Sembrava Io ho un un botto po'. di Ma perché sto legno. morendo di fame? E ho messo un pesciolino a Ma non cuocere. stavo morendo di fame A parte che l'altra abbiamo volta. comunque delle robe in cassa. Io ho le gran zuppe nelle tasche. Allora, Va bene, aspetta. l'argilla e la. Li metto qua. Sabbia e argilla li metto Abbiamo poco cibo, comunque. qua. Ma non è vero Ne hai mai. pagato uno solo, ho fatto il legale buono e l'ho rispedito indietro, ma l'erba, Ma che sei però. un imbecille, Ma però, scusami. minchia, da 1 a 10 c'è una bella differenza, cacchio. Ma cacchio, ho fatto sbagliare. Bravo, bravo Magari ti l'Eriken. premiano in qualche modo, però, no? Gli è andato lo sconto? Beh, potrebbero. Ah, non avevo finito di leggere, mi hanno No, fatto lo un buono sconto. sconto, vabbè, dai, buono. Meglio che Di niente. quanto? Però, vabbè, cavolo. Era buono? 14 euro. Marco, la sedia pensi di montarla per i fatti tuoi? No, no, lo fa per i fatti miei. Non... Proprio. A parte che, ripeto, non c'ho spazio per farlo, quindi. Allora, volendo partire, Andiamo, andiamo, sì. Madonna, Devo che andare rallo. a nord-est.
dobbiamo uscire da qua, dobbiamo tirare sull'ancora, ecco perché non ci muoviamo. Io volevo creare, volevo craftare un obiettivo, ma non mi dobbiamo craftare le lance di ferro, perché ci serve. Io ne ho una, l'ho trovata lì sopra alla cosa del capitolo, alla antenna lì cos'era. Allora, qua c'ho lingotti, vanno qua. Io voglio fare l'arco comunque, poi per gli animali. Poi... Lo zero certo che è un numero. Lo zero. Non è un numero, è un numero. Anzi, è uno dei numeri più importanti, perché è quello che cambia un sacco le cifre, lo zero. Mi sono craftato l'arco. E ora devo fare le frecce. Ok, craftate. Sono un bro e anche un king. Bra. Bra, ti sbratti. Anche qui abbiamo quasi finito di fare anche la vernice. Poi si vernicia, Marco, eh? Eh sì. Ma vero, io finalmente posso fare... Facendo le frecce possiamo dare finalmente un'utilità alle pietre che abbiamo. Eh? Alle pietre, diamo un'utilità. Perché che si fa con le pietre? Puoi fare la freccia di pietra e la freccia metallica. La freccia metallica è un po' casino, però se fai la freccia di pietra serve asse di legno, pietra e plastica. Quindi le uso un po' di plastica. Di gabbiani invece. Irre acide? Irre acide cosa sono? Tipo le blanche? Blanche. Legend. Che sarei tornato. Non so. Grazie, Oetam. Matteo. Grazie, Oetam. Aspetta, mi faccio una lancia di ferro. Oetam Goji. Mia, io la mia metà. Lancia di metallo. Mi serve due lingotti e un bolt. Allora, io voglio un altro piano. Voglio il dormitorio. Ma in realtà bisognerebbe allargare. Okay, allargare qua. Dobbiamo fare iniziare a fare lo spazio anche per i motori. Matteo, il prete sei tu. Poi, non so. Quindi birra preferita, basta, andiamo su quelle classiche, quelle che si trovano anche al supermercato così, le Knusa è una delle... La mia è la Hoegaarden. Sia filtrata sia non filtrata, va bene entrambi. Dov'è il maledetto? Anzi, quella non filtrata preferisco fuori dai pasti, perché ha un sapore un po' particolare, invece quella normale mi va bene durante i pasti. Ha smangiucchiato, Marco. Ha fatto il bus. Fatto che le Knusa da... qualche anno a questa parte è veramente aumentata tantissimo di prezzo. Passata da costare relativamente poco a una delle più costose. Ma senza motivo? No, perché è diventata probabilmente una tra le birre più famose in Italia, di quelle tra virgolette commerciali. Tra le più buone. Sì, poi dovrebbe costare di meno essendo diventata... E invece costa di più, perché probabilmente non ci stanno dietro la produzione, quindi la fa pagare di più. Arriva uno che ne prende meno. Allora... Non abbiamo cibo per niente. L'ho messo a cuocere un paio di tasca io. Ah, ecco. Non lo so, le cipolle, le rape, le patate dove le metto? Ma le birre quelle non filtrate sono molto buone di tutte le marche. Quelle filtrate invece, cioè quelle normali, molte sono tipo troppo frizzanti e non... Danno tantissimo. Però le Knusa non è frizzante. Ho piantato una papata, vabbè. La Tuborg a un euro, ma da quanto? Vabbè, la Tuborg... ma da... sì, proprio quella Greta. Commercialissima. Tu c'ha problemi? Non so, sembra che ultimamente abbiano risolto. Perché se no non te la comprano neanche a Bologna dal Bangladino, la Tuborg. A me costa un euro, quella da 66, l'Iknusa da 67 costa un euro. Da come costava all'epoca, ma è pochissimo. E costa molto di più. Se al supermercato ci sta. No, ma a me, ho visto l'altra volta al supermercato, costava almeno 1,50, se non addirittura 2. Adesso un po' di... Non c'era la legna. No, lo so, Bender, se vai nei birrifici, quelli artigianali, è ovvio che sono migliori, parlo di quelli commerciali. Beh, dipende, sono migliori perché non è vero un cazzo. No, comunque. Però ce ne sono di molto migliori, ovviamente, ma ne ho bevuto un sacco di migliori delle Knusa, però parlo di quelle commerciali. Che trovi nei supermercati, ovviamente quelle artigianali sa che siano migliori, costano anche un po' di più. È buono le Knusa, veramente. Poretti 4 lupoli non è male. Giacomo Poretti? Poretti a me piace. Sì, sì, no, infatti è una delle migliori. Quelle straniere, boh, line, che non però è troppo...
La Lineken è da pasto, a me piace. Sì, è da pasto, esatto. Come, come l'Ichnusa filtrata, quella normale. Quella non filtrata invece durante i pasti mi dà un po' fastidio, vero? A me piace anche quella non filtrata. Perché, no, mi piace un sacco. Però non è pasti, che è torbida o robe del no, genere. No, però ha un sapore un pochino diverso, preferisco quell'altra durante i pasti. Invece fuori, normalmente berla così, da sola, quella non filtrata è perfetta. Il maledetto piccione di merda, buttalo fuori. Eh? Voleva lui mangiarci il cibo e invece siamo noi che mangiamo lui adesso. Vedi come si ribalta le cose. Dove te lo metto il pollo, Moro? Metto nella cassa di fianco. Sì. La poletti 5, ma le poletti sono, non è male in generale. Tra le piume dall'altra parte. Ecco, poi quando ci serve da uccidere dei mostri grossi grossi. Vabbè, la birra alle 11 del faccio mattino. Faccio le frecce metalliche così usiamo. Ma non l'hai raccolto qui Upurlam? Sì, l'ho raccolto, ho messo nella cassa pure. Ce n'era ancora? Ce n'era, sì. Era la birra alle 11 del mattino, aspetti mezz'oretta e la vedi come pranzo. La birra anche come, tra virgolette, come aperitivo ci può stare. Una birretta magari da 33 con, non so, patatino, quel genere. Con gli edamame. In Giappone va tanto la birra edamame. Ok. Mi buttare via sta cacata qua, anzi. Fatto. Toh. Ste foglie merda. Un bel po' di legna. Bisogna fare il chiodame, c'era già. Io ne ho tre. Non so perché ne ho tre nell'inventario. Stavo creando qualcosa ma non mi ricordo, quindi a sto punto... Marco, non importa. L'ho yacht in vista. Ah sì? Dimmelo poco. No. Lo yacht quello? Ah sì. Vai a capirlo, io non capisco. Se guardi un po' di lato lo vedi. Guarda te. Mi manca il legname. Io ce l'ho. Bastardo, pezzo di puzza. In una freccia nel blu city. Lo rompo, no? Un pezzo di Casper. Okay. Beh, adesso si vede. Metto un po' di legna nella cassa, più una nave da crociera quasi, però. Dove la metto la legna? Non abbiamo una cassa della legna. La metto il contenitore, quello in alto. Ok. Vabbè, ma la legna no, perché mi spiace, la gusta. Tieni che la usi. La usi, sempre. Sì. Mi piace, gusta. Ma le birre, in realtà ogni nazione ha una birra, delle birre buone, qualunque nazione. Cioè. Tranne l'America. Ma in realtà qualcuno americano, io non ho assaggiato una americana buona, non mi ricordo mai il nome. Però ce l'hanno anche loro buone, in realtà. Devi trovarle. Perché appunto il Giappone c'ha la Sapporo, la Asahi che sono buone. Asylum. La Cina c'ha la... Come cavolo si chiama? Ora mi dai una zuppa delle tue. Il Cinciao, sì. Il Cinciao. Tieni. Grazie, che bel pacchettino. Te l'ho impacchettata da sporto, No, sbagliato, ho preso l'acqua dolce e l'ho buttata via. Sempre. Ho il gancio di freccia. Poi ovviamente nazioni nordiche, tipo appunto Belgio, Germania, così, hanno birre migliori perché loro vanno di birra tantissimo. L'Italia va più sul vino. Italia, Francia, così vanno più sul vino. Sì, Italia, nordici, Francia, il vino. Anche la Spagna. Paesi nordici invece vanno molto di più sulla birra. Oh no. Veramente abbiamo finito il cibo, no? Comunque. Ma non è vero ancora con sto filo. Io non ce l'ho. Tu non ce l'hai perché non te lo stai facendo, già la cassa è piena di roba. Ma non eri tu l'ha detto al cibo. No. Io sto cucinando le zuppe. L'ho tirato adesso. No, sto svuotando le... Per cosa l'avevamo fatti? Uno di rame e tre di metallo? Vabbè, li metto nella cassa. No, li sto facendo semplicemente... Per fionderli. Vediamo cosa troviamo dentro lo Jat.
Fate una bottiglia riempitela prima di salire sulla nave, è vero. Io l'ho qua, ce l'ho quasi pieno. Oddio, beh, siamo abbastanza... Cioè, non è l'isola, qua si può scendere Intanto adesso mi faccio qualche pesciolino veloce da portarmi. Allora, come si fa la bottle? La bottle. C'è il binoculo, bottiglia, plastica e tralcio appiccicabile. Altro anche il cibo serve. E adesso sto pescando, metto qualche pesce da mangiare veloce. Adesso tre cose di scuola. Molto più lentamente oggi. Ho fatto una bottiglia, la metto qui. Com'è che si faceva la bottiglia? Thumbs up. Allora. Amici, stasera vi ricordo che c'è Fasmofobia, eh. C'era anche nel sino. Eccola qua, la bottiglia plastica e il tralcio piccolo. Che lo conosce, ma lo giocherà per la prima volta, penso. Faremo squad con lui, quindi potete vedere anche il suo punto di vista, guarda. Bottiglia vuota, credo. Opla. No, ti porti dietro l'anguria. La notte c'è il film horror, sì. Sì. No, beh, ma... Abbiamo visto un paio c'è... carini che sono anche inerenti, diciamo, con tutto. Alcuni giochi sì. Che facciamo, abbiamo fatto, che non sono male. Non ci sono gli assi, mettete gli assi sotto nel fornello, che ce li ha. Io. L'ho finito. Porto via... Boss. No, ho tirato fuori anche un pezzo di lingotto. Allora, fatemi mettere la roba a posto. Eccola. Aspetto che si finisca l'acqua qui e poi andiamo. Sto cucinando. Toccatevi il giveaway, mi raccomando, finisce tra 10 giorni. Finisce alla notte di Halloween il giveaway. Che si... Devo farlo, io mi sa, non mi ricordo. Saluta la canna. Drogato. Okay, però ho riempito, riempio anche la certo. Bicchiere. Bravio era in qualche modo in questo. Ma che stronzi, chi è che ha messo questa cassa qua con la pietra e la legna? Pietra e la legna, dove? La legna, questa cassa qua. Questa è quella che ho detto adesso, metto la legna. Sei uno non so stronzo, dove... sei. Non si può mettere la scarpa. È morto. Ah, l'ho ucciso. Ma l'hai messa tutta di merda. Ma no, la cassa. Cassa non l'ho messa io, ho messo il contenuto. La cassa non lo so. La cassa era vuota, era già lì ma era vuota. Quale cassa? Non ho capito ancora la cassa. Ma sì, ma chi se ne frega. Ma è lì da secoli. E certo, ma chi ce l'ha messa? Tu che hai fatto le casse. Io ho messo questa qua. Sei tu l'unico che ha fatto le casse. Non è vero, l'avrei messa centrata io. Non so, ma capace anche che l'ho messa io, non mi ricordo. L'aveva messa Mark la cassa, dicono. Sei un infame, sei. Ma non ho capito ancora dove è il problema io. Guarda. Dov'è la simmetria, la giustezza? Ma io l'avevo messa più o meno giusta, non pensavo andasse al millimetro. E sicuramente l'avevo messa giusta. Anzi, aspetta, fai prendere il cibo. Ma non avete messo la legna qua ancora? L'ho messa, è finita? No, non è vero, non ne ho messo un cacchio, sennò era finito di cucinare. Ma mi avete detto la fornace, l'ho messa alle fornaci, dov'è? Ok. Vado. Vedere un attimo sulla... No, non c'è sul telefono, già steggio. L'unico modo è andare sul browser. Guardarlo da Chrome, tipo da... Ok. Quindi no, non lo potete vedere. Ramen, così. Sì, l'unico modo sai... che avete per guardarlo da telefono è utilizzando Google Chrome come browser anche lì. E non usando l'applicazione di Twitch. Da dove cacchio si sa io? E dovete mettere modalità desktop per vedere naturalmente. No, non era qua da dietro, bisogna salire. Perché non l'hai messo nella graticola, Marco, scusa? Quale? Cioè nel bar. Oh, mi dimentico che esiste. Già ce l'ho più o meno lunga. Aspetto qui. Allora. C'è il cibo preparato per... Prendiamoci ben bene la roba e poi andiamo nell'isola. Fino la mettiamo qua. E Zara, aspettaci che... Sì, sto guardando solo la piscina. Ho trovato un componente metallico.
Ah, porca miseria, devo bere e rifullarmi la bottiglia. Ah, qui c'era il bar, è vero. Ah, aspetta, ci servivano... Non ci servivano gli elmetti con la torcia? Sì. Proviamo a farli. No, mi sa che ci serviva, sì. Batteria, corda e rottami. Batteria sul sopra. È finita l'acqua, non posso annaffiare. Batterie sono sopra. Allora ne faccio uno con la bottiglia. Ora la tazza non mi serve più a niente, in sostanza. Eh no, in realtà per ricaricare, per come si dice, per rifullare l'acqua, se la bottiglia è piena non puoi farlo. Quindi avere una tazza per Vabbè, rifullare l'acqua. giustamente. La batteria E infatti non rotta. posso rifullarla, io ho preso l'acqua, ma devo aspettare perché non... Perché hai preso l'acqua, sì, dal culo. Rottami. Ok. Dovremmo tenerci una tazzina lì di fianco per usarla per riempire. Vado Crea. verso l'isola. Come si usava poi l'elmo? Lo metti e Ah, fa ok, luce. fa la luce. Forse è come portarsi una batteria di scorta. Allora, Marco, prendi ste robe. Dove sei? Sotto. Ah, ma io ero già partito. Aspetta. Chi è qua? Sto gli Ezzar. Ho solo due zuppe. Ah, grazie. E io ho dei pesci Ma cottimi. aspetta, si poteva accendere e spegnere la luce? Non lo so. Sa che appena quando lo metti ce l'hai Ce l'hai accesa. Ma attiva, se no teniamolo io. lo metto quando vado dentro. Magari non serviva, io mi ricordavo servisse. Poi adesso sta arrivando anche buio, quindi ho Ma ragione. ci sta, ci sta. Sale da qua dietro? Ok. Sì, là dietro. Allora. Andiamo, siamo pronti. Andiamo Io con la sono zuppa l'architetto, sott'acqua so. sperando non si annacqui. Non vedo più un cazzo adesso, però. Il Dentro è cappello. uguale, Eh sì, serve la torcia. quindi. Sì, no, ma l'ho messo. C'è Ma la voi torcia perché vedete. adesso è notte. No, ma dentro è buio a prescindere, mi sa. No, non è vero. Non avevamo A me fatto io mi tutti la ricordo che anche torcia. l'altra volta No, era dentro è buio a buio. prescindere qua sotto. Sì, ma Tanto non non ci avevamo sono fatto finestre, tutti quindi. la torcia. Ma qua sotto non ci sono finestre, quindi la luce comunque non entrava lo stesso. Ah, aspetta. Oh, Sì, qualcosa si ci dovrebbe sono la vedere luce. con la luce, sì. Aspetta, qua Allora, ci qua sono c'è una cassa. rottami. Prendo la cassa. Un Fede piede de di porco ho porc. trovato. Ricetta menuse a base di Registratore. spumos. Samido lanusi. Registratore. Ah, ma non sono robe. Va giù veloce però la torcia. No, beh, dai. Qua c'è un'entrata. La Rottami. porta è chiusa dall'altro lato. Porca minestra, Andiamo da ragazzi. una ciabatta allora. Voi siete sotto di me. Usa il piede di porco, ok. Aspettiamo Moro. Ma non so come arrivare da Piede Vobis, di porco non credo. lo posso più ritirare su, però. Mi fastidio. Aspetta, vengo a Ok, prenderti. ho trovato un componente meccanico. Mi ricordo che qua c'erano Vieni qua, le Moro. Facciamo bestie. assieme. Aspetta, un proiettile, ma era una bottiglia. Dal dietro della barca, Moro, vieni lì. Sono i topi. Già, ma Arrivo. perché sei andato avanti? No, ho aperto la porta dopo. Appunto, non andare. Ma io sono sopra, mi conviene stare Ma. sopra, scusami. Vabbè, perché facciamo assieme almeno. Grazie, volpe. Boh, dai, vengo giù. Tanto non si vede un cazzo, Volpe, sennò. grazie mille. Parlo con la freccia. Dov'è il topo? L'ho ucciso. Ok. Allora, qua c'è una nottola. Qua c'è una cassa. Oh Madonna! Pollo Io non vedo un cazzo. al cocco, Moro! Guarda qua, la vuoi la ricetta? Due di pollo, un cocco e un fungo. Non so come droppartela. Ottimo, ottimo. E te la Tengo io. tieni? Ma La io plastica. non vedo un Una cazzo. tronchese, Ma non l'hai richiediti. fatto il coso? No. Ciao. Passava un tronchese. No, un tronchetto. E la felicità. Grazie Peppe anche. Grazie Peppe. Oh, Chiave blu. Qua. lasciatemi solo che non vedo una fava. Una chiave blu. Non ce l'abbiamo la chiave blu. Pollo al cock. Mi ricordo che c'erano topi anche in Una queste zone chiave qui. rossa. Ok. Forse Tra l'altro mi possono sembra che basta aprirla. che la prende uno, la possono usare Sì, tutti, perché se la non sei insieme. vediamo.
Bucane. Okay. Talli. Prendiamo tutto qua. Che non... Beh, certo. Io la plastica, ma... non ho preso un serbatoio io, che non ho detto, quindi sarà qualcosa delle missioni. Plastica. Per fare i motori, mi sa. No, perché c'ho una testa di squalo? Qualcuno me l'ha tirata nel bus? Devi aspettare. Ah no, perché ho prima. Lootato lo squalo, l'ho avuto per te. Devi aspettare, Clovis, devi aspettare, se ti è scaduto adesso, devi aspettare qualche minuto. Ah, qui è bella adesso. Oh, quanti rottami. Yoinko tutto, yoink. Yoink. C'è il tronchese che bisogna tornare indietro. Ah, qua si può craftare. Ah, qui si crafta. Serve un cavo elettrico, un accendino, un serbatoio, un proiettile. Qua 5 componenti meccanici. Vado ad aprire l'armadietto. Ma le pinne me le consumo anche se non le indosso? Perché ce l'ho già a scariche, ma come è possibile? Dov'era l'acqua? Questo è un cesso. Ho trovato la buone. Chiave blu. Ok, la chiave blu serve qua. Vabbè, ma perché l'ha buttato giù la... Ah, e si va di sopra, ma sopra c'ero già io. Poteva tenerselo il tronchese. Ma è un altro posto, mi sa, sopra. Ah, è che hai citato e sei passato sul bordo, che non si... Dietro il bancone qui c'è sicuro... La musichetta è partita da me. Non vedo niente. Ah, qui c'era il bar, ok, se arrivava da lì. Nel bar c'era qualcosa, io ho già preso roba io. Ah, di qua si può andare sopra, volendo. Esplorare bene. Non c'erano più topi una volta. C'è un quadro, uno gli ha disegnato gli occhi e i baffi, ma dai. Però c'erano veramente tanti qua. Ok, ho preso della carne cruda, però non posso andare più sopra di così. C'è un bagno con della plastica. Vado a farmi l'elmo della minchia. Dopo. Topi, oddio. Cazzo, sono finiti morto. Cosi. Sono... arrivo. Sono i cosi. Raga, dov'è la nostra zattera? Ah, qui c'è il codice a 4 cifre. Okay. Che la vedo da qua, Moro? Codice a 4 cifre. E io non ricordavo nel bar il foglio col codice a 4 cifre. Non so perché. Sono quelli di Fallout. Come si chiamano? Gli Scout. No. Passa con dentro un botto di roba, tra cui cardine, lingotti di metallo. Ho finito lo spazio io, tra l'altro. Sì, qui ci stiamo rifornendo un bel po' di roba che ci servirà un sacco, poi. Io mi sa che avevamo finito qua sopra. No, ma il foglietto io me lo ricordo nel bar. No, secondo me è nella cabina del capitano. E dove eravamo la cabina del capitano? No, squalo de merda, e vaffanculo. Dopo. Aia. La TV. Allora, come merda si fa la... Non so dove si fa la torcia della testa. Dov'è? E la torcia della testa è in equipaggiamento. La batteria rottami. Sì, dove c'è la maschera e il boccaglio. Ok, lampada di testa. Mi serve una batteria che è sopra. Ma qui sono delle stanze? Sì. Chiave magnetica. C'è della plastica. Però, ma che inquinatore. Ah, ho trovato un diario. Poco roba codice... da mangiare. Ho trovato il codice. Dai, me l'ha buttati per terra, aspetta che mangio. Vado ad aprire la cassaforte a sto punto. E sicuramente c'è la chiave magnetica. Oh, aspettatemi. Dove cazzo si passa da là? Ma, pochi topi, però. Me li ricordavo veramente tanti. No, è rispawnato. Sono uccisi tipo 4-5. Ecco, rispawnavano. Dove sei, Liezer? È dalla cassaforte. Aspetta, aspettiamo Moro. Adesso è giorno, si vede tutto benissimo, ragazzi. E adesso che ho le finestre ti sei fatto il cappello, effettivamente. Un topo di merda. Aio, imbecille, a stronzo. E non lo sto colpendo. Ah, ecco. 3 colpi ci vogliono con quella di metallo. Ma non la colpisco. Ah, ma qui c'è il cane che fa lo surf. Me lo ricordo, sto qua. Ah, quasi finito il... Non la colpivo. Mi ha tolto tutta la vita, Ma io... qua la cosa, vi sto aspettando.
Aspetta che ho ucciso un topastro. Lo devo lootare? Si farma carne. Carne cruda mi fa schifo. Ma perché? Non c'ho più spazio, non è che... Ma che cazzo c'è addosso? Tutto, ho preso di tutto, cardini, lingotti di metà. Butta via la plastica, cazzo, la carne cruda, butti via. La plastica via. Ci faccio le frecce adesso. Ho capito, ma ce ne abbiamo 6.000 stanze. Sì. Ma cosa c'è? Forse, Marco, non c'è un cazzo qua. Proviamo. Ciao, Gabriella. È chiuso dall'altro lato, ma porca di una puttana. Ma cacchio siete? Stiamo esplorando gli Izzar. No, ma dobbiamo salire. Sto aspettando qui alla cosa. Dobbiamo salire effettivamente sulle scale. Vabbè, magari troviamo altro. Sopra è... No, dov'è? Dove sono le scale? Sono di qua. Perso. No, non di qua, sono di qua. Qua dopo dobbiamo salire tutto? Ah no, questo richiede una bomba. Ci sta, glielo. Chiave verde. Qua che c'è una cassa, ecco, ho sputato un bolt. Ma scusami? Ma non era qua gli Ezra allora? Siamo saliti da un'altra parte incredibile. Al piano intermedio, credo. Ti avevo promesso. Sec, grazie sec. Per te. Io non so dove gli... C'è un ratto, Moro. Io richiedo un creak. Aia! Marco, mi fa male. Che male. Questa c'è una chiave magnetica, non l'abbiamo presa. Su, amore, me l'hai lasciato a me, sei andato via te. E c'ho poca vita. E anche io c'ho poca vita adesso, porca miseria. Ma vi sento combattere. Ok, l'ho ucciso. Ma che sopra? Non lo so, dipende dove sei tu, Gliese. Ah, ma siete andati ancora più sopra, ma no, io stavo aspettando sotto. Ecco perché. Qui siamo già stati, no? Dove dobbiamo andare? Non ho capito. E segui gli Ezra, segui. Ma qua ci siamo già stati. Ma aia. Scusa, siamo stati prima. Ma, qua, ok, Mark, mi hai detto tu, aspetta ad aprire la cosa che aspettiamo Moro e poi non lo vuoi. Ma io pensavo per il piano di sopra, qua ci siamo già stati. Ok, un cavi elettrici, nota e nota. Dobbiamo andare a craftare anche roba, Io torno un attimo sulla barca e mi svuoto, guarda. Un attimo sopra. UCS c'è qualcosa? No. Un altro, ma continuano a respawnare posti. Vabbè, carne gratis. No, torno sulla nave. No, voglio il gattino. Spottarmi un attimo. Aspetta. Ok, posso aspettare qua. Ah, Vector, erano già dentro la barca. C'erano le uova. Compra il vetro, però. Vado a vedere se possiamo craftare qualcosa a sto punto. Ma penso che possiamo craftare di tutto ormai. Anche cosa ho detto già? No, craftare di sotto. Game. Puttano! Allora, mettiamo la ricetta del poplio. Che scemo. Ma andiamo su? No, vado giù. Come giù? Cioè, non abbiamo già esplorato. E c'è da craftare. Un altro topo. Allora, non era qua. No, sto morendo. Sono morto. Vai, porca puttana. Dimmi a salvare. Un serbatoio, niente. Okay. Zari, sono un attimo a svuotarmi. Ho craftato il creep. Ah, ok. Moro, vieni a salvarmi, se riesci. E che cazzi. Chiodi li colpiscono metto... loro, ti stordiscono, li manchi. Chiodi li metto qua. E dove cazzo sei? Non so dove sei. Sopra, continua solo a salire sopra. Mi si è rotta la spear, niente, gli Ezra inculati. Ha un colpo dall'ucciderlo, tra l'altro. E adesso andiamo a prenderlo, aspetta che... C'erano l'umido delle travi, ma può essere. Mangeranno le radiazioni, no? Quelle cose fantascientifiche lì. Beh, era una nave, comunque era piena di roba, probabilmente. Beh, bisogna ancora ben capire quanto è successo tutto ciò, no? Cioè, quanto tempo fa.
Allora, io devo rifarmi la lancia. Per rifarmi la lancia servono i capelli. Pezzoli. Il fiore giallo dove lo devo mettere? Che l'ho preso per sbaglio. Dammelo a me. A riempire l'acqua dei cosi. Due squali, un fungo, un ramo blu. Nel ramo blu. Che palle, ci mancano tutte le cose. Mi sto morendo, tipo. Gizzar. Come faccio? Cioè, tanto ti devo venire a prendere. Ho trovato altro pollo intanto, Moro, te lo metto qui. Campioni di pollo. Sì. Andiamo. E vallo a prendere. Dov'è? Vado a cercare. Non lo so, è sopra, non lo so dove. Tanto butto quella di legno e mi tengo quella di metallo, tanto non serve a niente in questo. Cane nella prateria. Prenditi, porta via. Famosa uova di ratto. Beh, certo, sono molto buone. Bollite, sono poi fantastiche. Ezzar, più o meno a che piano eri? Probabilmente all'ultimo in alto. Cazzo, no, ventilatore. Beh, quasi. Comunque sono vicino alle scale, quindi mi vedi. Ragazzi, non ho più il... Ma che è successo? Che? È comparso il mio casco. No, sarà finito. Come si consuma? Così veloce, dite? Beh, così veloce. Vabbè. Fatto un sacco, Andiamo. Ora non ho il casco, vabbè, arrivo dopo io coio. Dov'è che eri, più o meno? Fino a salire. Sicuro si perde. No, che sono entrato dal bar e non mi ricordo dal bar dove si salì. Tifo, c'è un ratto, mi ammazza. L'ho ucciso. Arrivo. D'altro non vedo. Arrivo. Qua c'era il quadro con i baffi. Qua c'era la cassaforte. Però sei andato troppo avanti. Eccolo. L'ho trovato morto. Aspetta, lo porta qui. Non si può uscire da qui, Lezer. Sto vomitando, io vedo. Chiave magnetica, ho aperto l'ufficio io. C'è una chiave verde nell'ufficio, l'ho presa. Bravo, strunz. Ah, mi ricordo dov'è la chiave verde, devo andare sulle scale. Il creak, e adesso lo andiamo a usare, serviva per spostare una roba le porte, sopra. Sì. No, serviva per spostare... No, ci sono anche delle porte sotto chiuse, credo che puoi aprirle. No, quindi non c'era nessun prompt. No. Guardava che se lo dava. La chiave verde era di qua, se non sbaglio. Da qua? No, scemo. Ah, oh, porca puttana, dov'è? No, ci mangia il sacchetto qui. No, ce l'ha mangiato. Sta mangiando tutta la nave sto squalo di merda. Non riesco ad attaccare il topo. Fammi bere sott'acqua. Quanta vita mi ha tolto, ragazzi, sto per morire. Sono dove ho aperto la chiave verde, ragazzi. Moro, ti ricordi all'ultimo piano, tipo? C'era la porta a sinistra e da lì si entrava. Non ricordo, Marco. Adesso arrivo. Ho ucciso due topi, però sono veramente poca vita. A parte quando ti attaccano ti imbriachi tutto. Qua c'è una nota che non raccoglierò, lascio fare a te. Raccoglila, tanto raccogli, la andrete dopo. Spero che tanto la è vero che la raccolgono tutti. Okay. Qui c'è un accendino, ho trovato l'accendino e una cassa piena di roba. L'accendino, boh. Tra cui una ricetta interessante dell'insalata di salmone. Buona. A testa di cazzo. E smettila. Stronzo. Molto buona l'insalata di salmone. Qua c'era una sala cinema, a quanto pare. Ah, bello. Lo studio di gomma qua. Sono due sdraio. Ma io qua devo salire ancora, mi pare. Buongiorno, Ericud. Ah, Eric.
Nella stanza cosa c'era? C'è la doccia e una grande vasca con dentro un cadavere. Posso così. Ma ragazzo, si sale da qua. A parte che qui si esce fuori. Porca puttana, me la sono aperta in faccia. A destra c'era una bottiglia e un piatto. E magari qua trovo qualcosa di utile. Tipo un fagiano. Ah no, qua è da dove sono salito io la prima volta. Ma vaffanculo, va. Porca vacca, ma fanno malissimo. Fanno abbastanza male, sì. La pepiniella. Sì. Ah, hai dimenticato la scatola spiritica, dicono. È vero. Richiede una bomba? Cosa? Ah, l'ultimo, sì. L'ultimo piano sì, c'è una bomba? Sì, sì, sì. Non ricordo. Ce l'abbiamo, si può craftare. No, non è che si trovava. No, bisogna craftarla. Bisogna craftarla addirittura. Ma le crafting table che ci sono sotto serviranno a qualcosa? Per craftare la bomba, Marco. Ma non c'era scritto craft a bomba? C'era, sì, scritto, c'era scritto chiave inglese bomba. E... è vero, uno era il crick e uno era la bomba. E mi apri, Alfonso, grazie. Devo spostare qui la roba col crick. Ma abbiamo tutto già per la bomba. Io non vedo più niente, ragazzi. Allora, neanche... ah, io torno sulla barca, io. No, vabbè, mi fanno troppo male. Ok, niente, era solo robaccia così. Non so cosa cazzo sia. Prendete questo per viaggiare, ma tanto è incagliato. Sì, come ha fatto a incagliarsi così? Non lo so. Raccogli in mezzo alle nessuno roccia. Dentro. Ma dai, c'era solo survivalism qua. Ma abbiamo tutto per la bomba o... non lo so, provo ad andare a vedere. Vedere. La tanica l'avete trovata? No. Sa di no. Allora, la carne la metto qua dietro. Ho dato un attimo in barca perché tanto... anche se ho poca vita, ci provo. Ma sotto non c'erano topi. Uno solo. Scemo. Pane. Appiccicosi. La carne è cotta sulla griglia, eh. Ah, potrei morirci, però. Da cavolo. Lentamente. Altra ricetta, sì, la metto ormai qui. Ormai vi ho capiti, siete delle merde adesso. Qua non c'è nulla di interessante. Sei arrivato, Glizzer? Sto andando. Questo allora. Otacon, che bellezza. Ma non era qua? Ma qua. No, l'ho creato. Ok, vado su a fare lì, la bomba. Tiro solo bombe! Il pop. Poi secondo me non serve una bomba per sta porta, eh. Due calci ben non assestati. Sfondare. Esplosa, l'ho sentito. Sì. Allora. Ma qua risparmiano noi, vabbè, fai tu, no? Che qua risparmiano tutti. Una nota. Io non so se ricrearmi il... ha senso ricrearmi il berrettino? Aspetto voi ormai. Controlla bene lì che c'era un progetto di motore. Eccolo, vedi. Progetto vado volante. Subito a vedere come si fa. Progetto la volante. Cassa. Ah, volante. Fai l'UFO, vai in giro con... Esattamente serve il volante. Vado a vedere quanto costano i motori. Dovremmo fare altri retini, però no, vabbè, forse non serve. Siamo già tutti quelli che arrivano. Allora, no, non è una nota, siamo a posto sopra. Fuori se niente. Fuori se niente. Grazie Alexandros. Grazie. Questa nave di ratti. Noi siamo capitati. Perché c'è ancora. Sopra. E dobbiamo fare la bombetta nel bus. Ti puzza il bus del allora. Chat. Ah, qui dovrei fare uffa bombolo. Oggi non ho bevuto il caffè. Più in alto da fuori. Io che diminuisco le dosi. In questa nave di pirati. Noi siamo capitati. Leo Sofior 2. Solo del primo, il 2 non ne avevamo parlato granché. Beh, da quel che mi ricordo. Allora, qui la carne è cotta, sono pieno, ho buttato tutto per terra. Porca allora, motori.
Certo, abbiamo trovato delle coordinate nuove. Sarebbe da leggere, perché cercando quel tesoro trovato, che si chiama Eugene. Ok. E tutti prendo un botto di pesce nel culo. Noi siamo duri, cazzo. Quanti botte ne avevamo fatto l'altra volta? Due. Quattro ne avevamo fatti. Mi sembra di sì. No, perché no, due mi sa che non la facevamo muovere. Allora, comunque, bisogna studiarli i progetti. Marte, occhio. Ha già fatto. Io serve che cazzo li ho presi a fare i miei? Li butto via. Serve un bel po' di roba. Abbiamo metallo da cuocere, non ce l'abbiamo più. Io. E l'ho cotto tutto. Ma ce n'abbiamo un botto comunque di metalli, e cardini. Per i motori ne serve veramente un sacco. Vabbè, lo facciamo. Caso adesso ci fermiamo anche su un'isoletta. Ragazzi, il pesce crudo, lo tengo crudo, ve lo metto in una cassa o lo volete che lo cucino e ve lo lascio cucinato? Dipende, ragazzi. Se ci sono ricette per... Ma voglia, c'è l'insalata di salmone. Ma non però abbiamo si fa con ingredienti. C'è un problema. Solo lo cucino, non dai. Non abbiamo più già robe da cuocere. Che vuol dire? Tipo le alghe? Abbiamo cotto già tutto. Sì, ma abbiamo solo 5 cose. Oh. Ok, basta, no? Però ragazzi, ho messo un sacco di pesce a cucinare. E adesso aspettate, che c'è anche quello grosso. Ma andiamo verso un'isola a caso, intanto. Io andrei su un'isola e prenderei un po' di materiali. Ci serve, per forza. Mettiamocene qua. Poi le coordinate le mettiamo dopo, dai. Dobbiamo leggere la nota, con i funghi, pollo al cocco. La nota da leggere, Moro. Sì, no, ce ne sono 6.000 da leggere. I motori li faccio io. Non abbiamo un cazzo di ricette da fare di queste qua. L'insalata di salmone, appunto, serve l'ananas, l'anguria, poi cos'è quell'altra roba sotto? Poi mettere i materiali a posto. Ok. Quello cotto. Cotto, lo prendo tutto e metto su quello grosso. Ma porco, tutti girati male, vabbè. Allora. Motore. Grazie, Raven. Sono un tornado. E qui si patata tutto. Grazie, Raven. Avevamo già la ricetta, sì, le brodo di cervella ce l'avevamo già, quindi sono tutto. Che schifo. Ah, si è annaffiato da solo perché è arrivata l'acqua dentro la barca. Davvero? Mi sa. Allora. Se servono miliardi di assi di legno, posso fare i motori. Musichetta da sonno che mi è partita. Però ho fatto due motori. Assi di legno, e io ho fatto due motori. Probabilmente potrebbero bastare perché è un po' più piccolo rispetto all'altra volta, no? Ma dobbiamo farla molto più grande, dobbiamo fare gli alloggi. Capito. Dove li metto i motori? Maledetto schifoso! Ah, dobbiamo rifare anche i retini che ha distrutto lo stronzo. Ok. Uno, penso che l'abbia distrutto. Devo pescare un pesciolino così mi si rompe la canna da pesca e me ne rollo un'altra. Sto pescando come un fringuellino. Fatto che stiamo andando storti e non prendiamo nulla con i retini. Ben poco. È partito Life is Strange. Io sto per piangere con sta musica. C'è un problema, i motori non ci stanno. Dobbiamo allargarla di brutto. Scusa, me lo dai, fa vedere. Ma non lo fa mettere da nessuna parte. Basta allargarlo di No, aspetta, qua ci sta. È caduto in acqua, ma ha sbalzato via. Basta allargarlo di uno. Sì, di uno, sì. No, ma in realtà già così ci sta. Perché effettivamente deve andare a toccare l'acqua, giustamente. Ne mettiamo uno da una parte e uno dall'altra, apriamo. Aspetta, i lettini sono di là, quindi dobbiamo andare dritti così. No, gli zarco, te come li vuoi mettere, scusami? Questo qui è il dietro, eh. Ah, è vero che fanno laterale, sì, è vero. Tocca metterli... Vabbè, qua, così. No. Vabbè. Ma solo due non bastano. No, poi io costruisco gli altri due. E dove li metti? Qua. No, ma mettiamoli tutti dietro, mettiamoli. Ma dietro non puoi metterli dietro. Ma basta fare il bucare.
Cioè, tipo, no, se lo metto qui, faccio buco dove va, dove andrebbero le pale e dovrebbe... Ah, ma vuoi farlo così? No, ma io farei laterale di più. Ma laterale sono larghissimi. Poi devi correre da una parte all'altra per mettere il carburante, possiamo mettere, le robe. No, possiamo mettere uno laterale qua, uno laterale di là e due in mezzo. Poi li metterei tutti in mezzo. Allora, innanzitutto allargherei... non abbiamo legno per allargare. Costa 20 di legna per ogni motore. No, ne sto prendendo un botto apposta. Dai, che volete allargare? Farmi una linea. Laterale dietro, bisogna, dietro, bisogna allungare dietro. Devo finire anche legna. Il piano di sopra. Devo finire. Beh, il piano di sopra facciamo dopo. Andiamo verso un'isola a casa e vediamo. Due non credo bastino. L'altra volta sì, l'avevamo fatti due. Ah, no, due motori. No, non si muoveva proprio la barca. Anzi, se poi l'allarghiamo ne saranno quattro assolutamente. Fatta che siamo un po' storti, i retini non è che... I tralci dove erano che li metto? Non ne abbiamo tralci. Perché ne uno nell'inventario lo metto giù a sto punto qua, dove ci sono i cardini, i lingotti, eccetera. Ma un barile è passato sotto, l'abbiamo sprecato. Prendilo da dietro. Fermi, perché fermi. Vecchio porco. Passiamo. Cazzo. C'abbiamo la vela contro. Lì no, è perché voglio tornare indietro un attimo, ma siamo proprio fermi. Come fai a tornare indietro? È vero che non abbiamo fatto la cosa del vento. Non c'era la cosa del vento. La bandiera ruola, eccola qua. Girati, Moro. Prendi questi. Anche questo. Aspetta che c'ho da magna. Se ne prendo altro intanto col gancio. Devo mangiare tutti quelli che arrivano. Serve un po' di legna. Legna l'ho data tutta a Moro io. Sto riprendendo adesso. L'ho raccatto. Ah, mi serve la plastica, aspetta. A plastic. Questo qua. Guarda che t'ammazzo, ecco perché. Però nella cassa l'avete preso tutto di legno. Esattamente contro vento. Allora, vedi, se io il motore lo metto qua. No, devo rompere anche qui. Come si rompe? Dobbiamo fare la simmetrica. Quello di controllare, devo fare simmetrica. Allora. Sì, io ti... Allora, ok, vedi, lo fa mettere così. Ok. Lo fa mettere. Sì, ma lo fa mettere. Comunque, vediamo se abbiamo quattro motori. Quanto ci vuole però di distanza l'uno dall'altro? Se uno lo metto qui, poi... Rimane libero questo. E poi uno no, metti. E qui rompiamo, quindi l'altro motore. Aspetta, quanto spazio? 1, 2, 3, 4. Qui rotto e qui va. No, devi fare 4. No, già spacca la minchia. Non c'ho la cosa? Ok. Devi fare 4 più buco qua. Se vogliamo fare la simmetrica da questa parte. Sì, allora parti dalla 1, 2, 3, 4 e buco. Aspetta, fammi fare una roba. Formino okay. D'eccezione, okay, io, ragazzi. Risorse per tutti. E devono starcene due e mezzo. Quanto abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Andrebbe così. Okay, andrebbe. Ora l'altro sarebbe qui. Il corridoio. Abbiamo 9. Il motore. E qui. Vai 2 più 1. Ok, 2 più 1. Il buco. 1, 2 e 1. Qua. Ok, qua. E abbiamo 3 e mezzo, va bene. Come, però a me non lo fa mettere. L'hai girato? Sto continuando a girarlo. Così lo devi mettere. Grazie gatto. Però... Grazie per il ride gatto. Grazie, grazie gatto. Gattone, aspetta, aspetta però è sbagliato qua. Perché? Non ci sta. Stiamo allora, costruendo dei motori messo... giganti e io sto farmando un sacco 2, 3, di legno. 4. Però che giornata noiosa.
Vabbè, dammelo a me. Infatti a me non me lo fa. Gatto, organizziamo un calcetto online per la giornata noiosa. Ok, qua così. Ok. Poi devi metterli come sono, quindi qua la ruota e di qua la ruota. Okay. Forse come dobbiamo metterli dall'altro verso, si possono togliere? No, in realtà no, perché va bene. Scusami, qua metti con la ruota, cioè qua il motore con la ruota da questa parte, aiuto, è di là al contrario. Ma chi è? Serve tanta linea allora sto punto. Ma veramente tanto. Ok, serve la plastica. Vi butto qua altra legna. Qua sono 31, prendete qui. Sta qua davanti a me. Ok. Prendo altra. Faccio gli altri due motori, dai. E siamo... me ne sto tenendo qualcuna di legna giusto per ricraftarmi il materiale. Vai, sei a posto? No, mi serve. I lingotti sono a posto. Aspetta, me ne tengo qualcosina. Io mi sto tenendo la legna giusto per rifarmi gli attrezzi che consumo per prenderla. Cosa? Legna. Aspetta che mi serve la corda. Ragazzi, ma ci vogliamo fermare in quest'isola? L'isola? Sì. Ah, sì. Frenate però, siamo troppo lontani. Ah, cazzo. Siamo lontanissimi. Aspetta, torniamo indietro. Vabbè, freno, non importa. Ahia, ho messo il bus, neanche il tempo di sistemarmi, ma ho messo le ciappette. Ho la plastica nel buco. C'è più di plastica? No, no, l'avete usata tutta. Via, fuori dalle palle. La plastica ce l'ho io. Vabbè, ne metto un altro po' nel contenitore qua. Ok. Ora bivo. Fare tutto io, bere, mangiare, cacare. Ok. Ragazzi, fate un buco di fianco dietro, ai... Sì. Sì, perché sennò dobbiamo andare a fare le corse campestri per riempire la... Magna, avevo messo un botto di robe. Manca legna, mi manca. Toh, Ezra. Mi mancano 15. Toh. Grazie. Ok, i motori ce li abbiamo. Patato. Ok, guarda che bello. La butto. Yezer, vuoi altra legna? No, cioè adesso no, proprio bisogna capire come si alimentavano. Bisogna fare la benzina, mi ricordo. O la legna, in caso. Ragazzi, mi metto le pinne e la bombola e vado sotto a riempire il volante tutto. Serve. Le pippe e la bombola. Ah no, aspetta, uccidiamo prima il disgraziato, va? Dov'è? Va bene, già. Dov'è Ushame? Dov'è? Serve una balla di ferro, serve. Perché l'abbiamo finito tutto. Il ferro io ce l'ho dei cosi di metallo, vado a prenderlo comunque. Guarda lo suo marone. Tirati. Camarone! Camarone! Era Nino Kuni 2 comunque. Ok. Ho creato anche il volante. Boh! Il volante abbiamo solo 3 di ferro, eh. Non abbiamo più niente. Amici, usiamo sto squalo e andiamo a fare un po' di fan. Qui, però non vediamo un cacchio. Vabbè. Chi se ne frega, tanto... Anche perché poi bisogna mettere... No, il serbatoio sono già qui dentro. Da fare i collegamenti, credo. Vieni qua, dai che ti uccido, manca poco. Stato, ma forte. Ah, ecco cosa manca poi. Devo fare la sedia per il volante. Girati, pistolone. Sì, poi bisogna fare tutti i collegamenti, che tutti i tubi. Questo. Quindi probabilmente bisogna allargare dietro ancora gli zono. Sì. Come scappa sto squalo? La sedia qua che l'ho presa da là. Dov'è? Io ho capito, ma questo cita, va in mezzo alle rocce. L'ho ucciso. Far mozzicare. Bravo. L'ho ucciso. Andiamo giù a prendere tutto, forza. Tu mi servono per il carburante, sì, mi ricordo. Però si faceva. Ah beh, non c'è bisogno allora, in teoria. Non c'era il modo anche di accenderli tutti insieme? Rottami. Qua non so come si fa. Le alghe, prendo tutte le alghe. Vado a ricercarle. E poi ma i coralli, ragazzi, come si prendono? Perché sono in alcune ricette o... Ma, sì, ma tipo, ci sono da ricercare. Dal disegno sembravano dei coralli. C'è una gotta qua. Vado sotto la gotta. Da lì è cicciato fuori il pirla prima. Ma scusami, ma i tubi?
E che? Non ci sono. Di cosa sono? Per collegare i motori. Cosa vuol dire tubi cosa sono? Ma sono proprio tubi? Ma non l'ho mai visti in questo gioco io. Sai che state facendo voi, quindi non... Pensavo i tubi, che ne so, il metallo, intendesse io. I tubi. Sì, lo so che utilizzavano, utilizzano il legno e anche il carburante. Mi ricordo che c'era anche il carburante. Ma non c'è niente in quest'isola del cacchio. Ma come più avanti? Cioè, si fanno i motori, ma non si possono usare perché non ci sono i tubi. Ma che senso ha? No, perché se li puoi accendere comunque. Li puoi accendere singolarmente, vero? Però quanto sprechi di legno. E di legno un botto, ne sprechi. Serviva, dovevi trovare il carburante. Ma tanto... Sì. Ma il volante funziona anche se non è collegato a niente, cioè va a magia. Amici, vi dirò, quest'isola sembra proprio un cesso. Ho preso qualcosina, sto provando di roba. Ah, ho fatto un po' di metallo, un po' di alghe. Cosa cuocere? Perché tanto ne abbiamo 7 miliardi. Poi ci dobbiamo fermare su un'altra isola ancora. Servono tanti materiali. Giusto. Io, Yu-Gi-Oh! In my D. Fatti il rampino metallico, ma sì, ma non c'è bisogno. Io l'ho fatto e infatti farmo da bestie. Questo un orb. Non ci conviene spostare quelli dell'acqua anziché tenere sto buco qua che ci cadrebbe. Ho trovato un botto di cose, ho trovato una zona fertile. Vabbè, non ci cadere lì. Allora, motori fatti e metterei una torcia qua dietro. Adesso sto trovando tante cose, sono soddisfatto. E sotto. Ah, c'è lanciarete anche da fare poi. Quello non ho capito, per gli animali però serve. Sì, per gli animali. Ragazzi, io sto arrivando. La zattera la vedo lontana, ma sono qua. Qualcosa qui? Sì, c'è qualcosa. Guarda che lavoro. Ah, gli è tornato lo squalo, mannaggia a lui. Immaginavo tornasse a momenti. Ma adesso ci penso io al merda. Dove falva sei? Ho finito le pinne io, eh. Pezzi di merda. E tanto vieni non sono qua. Uguale, la bombola d'ossigeno, questa la devo ricraftare. Ho fatto esplodere l'albero, ma... Eliezer? Eh? Mi è caduta una bombola gigante perché sono full, vieni a... ma non so dove sei. Ti rimetto qua. Sto raccogliendo la legna sul... Sono un po' per PS4 c'è il gioco? Non lo so. Oh, sono morto, sì, ragazzi, mi raccogliete. Dove sei? Vicino bestia alla morte. Ah. E non si vede un cazzo. Eccolo, guardalo lì. Quante volte è successa questa cosa? Dov'è il lettino? Lui. Guarda dov'è il lettino. Raft è PC, è sopra. Yeah. PC only? Non lo so. Un po' di sì, perché comunque... Vabbè, oddio. Mai anche questi giochi li riescono anche su console, però... Squalo, a noi due, dove sei andato? Ah, stavolta ti ho inchiulato, eh? Scemo, pagliaccio! Piezar, guarda qua. È andato nel buco. Grazie, ma non mi serve. Vabbè, adesso mi ha preso. Roba meccanica, metti nella cassa in caso. Preparatemi, preparatevi a raccogliermi, serve, ragazzi. Oro, che dici? Dove sei? Qua. Manco ti vedo. Più che altro... ti vedo, ti servono vedo. Servono alghe, che altro, tante alghe. Ne ho prese, adesso le porto. Scemo, cretino, ti metto il pannolino. L'ho preso con la freccina. Sono morto affogato quasi. Ma che... Ah. Io l'ho preso con la freccina, gli ho dato un colpetto. Allora... Così mi distrai l'aggro, Marco. Dov'è? Ma tanto ce l'aveva con te quando l'ho colpito. Dov'è? Adesso non so dov'è, mi attaccherà a sorpresa e muoio. È qua, amore. Ti ho dato un'altra freccina, l'ho ucciso! A posto. Iniziamo a riempire... No, aspetta, non riesco a lootarlo, ci sono le onde! Che fastidio! Iniziamo a riempire motori di legno, se...
l'ho lootato. Ma di legno li vuoi riempire? Non abbiamo, no, non abbiamo neanche il progetto della benzina. Però non mi importa. Non si può creare la benzina. No, devi creare quello per farlo, il biocarburante. Ma non abbiamo neanche quello. Fa vedere. Non mi pare di averlo trovato. Allora, intanto cosa dobbiamo... C'è la terra, Marco, la terra. Non l'abbiamo presa? In teoria sì. No. Fammi vedere. Non l'abbiamo, non l'abbiamo neanche studiata. Ah no, perché però... non è vero, non siamo andati sopra. Non c'è qua. E dobbiamo vedere se c'è qua. La palla l'avevo creata, l'ho messa nella cassa. Pelle, lana. Mi sa prima il diario. Infatti. Va bene, abbiamo anche argilla. Fammi mettere le coordinate intanto. Ragazzi, la sabbia e l'argilla li tolgo da questo contenitore qua, di sinistra, lo metto in quello a destra. Metto lo spazio, aspetta. Prendo la pala e vado a fare una recognition. Aspetta, fammi mettere la roba a posto. Dove la metti? La... Qua a destra. È a 2000 metri. Ma metterei anche la... No, il rame no. Non lo so, il rame, dove va cotto. Va. No, il rame in realtà mettilo qua nel contenitore, questo vicino alle fornaci, la roba che va cotta. Ma anche il minerale metallico. Sì, punto. Sì. Ma basta, c'ho 200 teste di squali, quanti ne ho uccisi? Via! E in realtà quelle lì adesso bisogna tenerle, visto che porca abbiamo porca miseria, l'ho buttate! Le teste di squalo? Sì. Allora, tieni, ci fai do il carburante. Liezza, aspetta, fai. Vieni qua. Tieni la roba del carburante, che non so... Se no non ce la faccio a farmare, che sono sempre in mezzo alle palle. E anche le metto a cucinare, Liezza? Assolutamente. Servono? Sì. Okay. Sì. Perché il rame serve un po' di... Io quasi farei un'altra fornace fra un po', perché abbiamo un botto di... Allora, aspetta. Abbiamo un botto di cose via. Di più o meno sabbia e di sabbia ne abbiamo un botto, possiamo fare un sacco di mattoni. Le alghe le metto qui che vanno cucinate pure. Bevo. Devo raccogliere i fiori, devo. Pier, lasciamo perdere, guarda. Ah, qua c'è il ferro, ok. Allora, di bozzi di terra adesso non ne vedo. Però fammi spaccare. Comunque dobbiamo farci un'accetta. L'accetta ce l'ho io. La faccio pure io, guarda. Ho buttato per terra la noce di cocco. A me la noce di cocco la voglio. Vado. Anche il fiore nero, anche l'ananas voglio. Dobbiamo muoverci però, Aspetta, sto salendo. Puttana. Perché dobbiamo prendere legna. Semi di anguria non me ne frega una fava. Sto scalando l'Everest qui per vedere se trovo la legna. La terra non mi sembra ci sia. Me la mangio. Un cacchio, Moro, è veramente un'isola delle balle questa qui, Ho già raccolto tutto io, non è che c'è un cacchio, scusami. Ma non c'era niente comunque, cosa hai raccolto? Fiori? No, ho raccolto la legna, ho raccolto solo una cassa sopra. Emo, cretino, ti metto i pannoli. Ok. Come raccogliere il seme nero. Questo. Mi piace, pisce. C'è l'altro albero. Oh, ora sono molto più brutto. Vorrei andare. Cosa? Ancora scrocchia. Come non è. Tua madre. È croccante l'anguria. Croccante? Beh, sì. Ma che dici, mo? L'anguria è croccante. L'anguria buona scrocchia. Ma non è vero, cioè perché è dura sopra, non è che crocca poi quando la mangi. Come no? No. Fa... Toro, metti un po' di legno nelle fornaci, sennò sono bloccato. Nelle fornaci. Anzi, andiamocene, vado qua perché... Ma c'era la legna nelle fornaci? Quella dove hai messo la roba tu non c'era. Devo depositare.
Andiamo. Guarda, ce l'abbiamo la pietra, ce l'abbiamo. Ma io farei un'altra cassa uguale a questa. Ragazzi. Aspetta, la creo. Rottami, Liesa, l'hai messi dentro, vero? Poi la corda, la fa... Eh? E il cardine la... possiamo fare... Sì. Altro contenitore, lo metto qua, guarda. Ho detto la fa... Così dovrebbe essere giusto, in linea con l'altro. Non è vero, guarda, poi lo metti e si distrugge. Dovremmo far girare la barca, però. E accendi un motore e infatti sto pensando la stessa cosa. Via Pollo! Allora, scusami, com'è che io vedo, vedo l'immagine verde di dove la sto posizionando? Ed è giusta, la posizione... Ah, adesso qua... non è giusta. Questo qua dall'altra parte... Verso indietro, metti sì. Legna però, metti legna. E quanta ce ne ho? Ce ne ho tre, ce ne ho. Vabbè, meglio che niente. Potrebbe partire lo stesso. Metti asse. Ok. Ma se non giro questo qui dall'altra parte, lì... Sì. Spegnilo. No, aspetta. Aspetta che qua c'è un po' di legno incastrato. Ok, ne ho un po'. Tu metti quel motore da una parte e l'altro dall'altra parte. Non c'ho legna. Aspetta. Qua la devi mettere. Ok, prova a accenderlo. E vai a accendere tu quando... Vabbè, tu accendilo subito. Non sembra fregargli un cazzo. E girano veramente troppo poco. Sto prendendo altro. Ci stiamo muovendo perché vedo che va più veloce. Sto muovendo perché c'è la vela. Dobbiamo girare, dobbiamo. Mezzo, non mi sembra funzionare. Non sta girando mai. Spengo, che sprechiamo solo carburante. Vabbè. Ah, giusto il volante. Va, giustamente. Ma fa come gira, scusa. Ostia. Non aspettavo che girasse così tanto. No. E quanto gira? Ma scusa, ma com'è possibile che gira così tanto che non ci sono accesi motori? Beh, c'è la vela, comunque ci spostiamo noi. Veramente un farmino. Dimmi quando siamo, ok, così dovrebbe essere a posto. Dovremmo essere a direzione dell'afflusso degli oggetti. C'è questo squalo de merda. Detto maiale. Ok, io sono l'addetto alla cucinamentazione. Ok, dovremmo essere una direzione più o meno giusta. Ho messo una patata, non volevo mettere una patata. Ok, raccogliamo un sacco di legna a sto punto. Liezer, tu non hai idea. Vuoi? Tieni. Ma per ora mettila mettila nelle casse adesso, perché intanto allora motori... la metto nella nuova cassa che ho creato. Ti metti i motori con la legna poi. Ok. Sì, perché ci serve anche a noi per fare le cose. O andiamo già nell'altra zona, che così prendiamo. Io mi fermerei su un'altra isola e prenderei tutto di nuovo. Stiamo andando già nella direzione del... Ma non ci stiamo muovendo? Sì. Perché non si sta muovendo qui? Cosa c'è di sbagliato in questo? Ci stiamo muovendo, cioè... qua i numeri stanno calando, quindi... Perché non si muove la cosa della vernice qui? Cosa mi sto scordando? È vero che sono... No, sì, ci servono 4 motori comunque. Era un motore 100 blocchi, sì, ma ne abbiamo molti di più di 100. Sono cascato in mare. Stiamo andando... Non penso... Non i fiori, sì che ce li ha i barattoli qui. Ti avevo promesso. Grazie Crazy Crown. Per te. Grazie mille, bello. Non avevi fatto la sub anche ieri, mi ricordo male. Dove hai messo la cosa della... La legna? Nella cassa nuova che ho creato. Moro, queste patate le tolgo, te le metto nelle cose cotte, che ne metto altre due.
Sì, che... ma in realtà non c'è. Non oh, ma le basta. Patate. Che chill. Le patate le cuociamo qua, c'ha la zuppa. Grazie. Eli atomico, grazie mille. Quindi qua si è rotto tutto, si è rotto. Pollo te lo metto qui. E come si fa? Non posso toglierlo. Ah no. Provo a girare. Ma non c'è più niente da dove stiamo andando noi. Siamo usciti fuori tantissimo dalla rotta. Ma come? E non c'è più niente. No, ma è proprio sparita. Non è che siamo usciti. A un certo punto non c'era più niente. Le foglie qua. Dobbiamo ritrovarlo. Basta guardare i materiali scagati. Ma non abbiamo un computerino che ci faceva Marco. Vedere la rotta, ragazzi? Sì, ma non volevo già andare verso la rotta giusta. No, almeno capiamo qual è la rotta giusta, però. Vabbè, andiamo verso la rotta giusta, allora andiamo sull'isola, che là c'è sicuramente un sacco di legno. Ma giusto per ritrovarci, non tanto per... No, bisogna andare di qua. Andiamo un po', sono 1600. Faccio... Siamo lentissimi. Perché siamo contro vento, ma vaffanculo pure qua. Ci si deve girare, Liezza? Così, va bene così. Però siamo contro vento, quindi... Andiamo un po'. Non neanche farmare né niente, metto a pescare. Secondo me è anche per quello che non gira sta roba. Cosa? Il coso della vernice. Perché non siamo contro vento, troppo lenti può essere. No, secondo me no, però in realtà è bloccata esattamente quando abbiamo acceso i motori. No, credo sia bloccata quando hai girato. Non c'è neanche più la scia di rottami, ma non ci stiamo veramente muovendo. Ma che cacchio, ma se siamo contro vento, se abbiamo sbagliato strada, siamo proprio fermi. No, la strada è giusta, è quello fatto. Vediamo la pagaia. Io lo sparo. Sì, una sega della pagaia, mi sa. Ti giri almeno. No, non è vero. No, non è vero, serve a quello, serve solo non a quello. Non è vero, Marco, serve a spostarsi se non hai la vela. Abbiamo visto che non serve a girare. No, ma il girare, tanto adesso abbiamo il volante. L'altra volta ho sbattuto contro la roccia, quindi ho girato per quello, ma sono riuscito a girare però. Contro la roccia? Sì, ho fatto un po' di manovre. Anche perché porca puttana non ho legna. L'ho messa nella cassa io. È finita già, perché serve qua per la... Donna. Allora state buoni. No, più che altro non posso neanche farmare. Abbiamo perso il flusso di oggetti, è un problema. Qui il vento non cambia. Aspetta, andiamo così. Facciamo un giro un po' più largo. Ma infatti quello dicevo di controllare il radar. Siamo contro vento, Liezer. No, stiamo andando dall'altra parte. Prima eravamo contro vento esattamente, adesso andiamo così, siamo di non a favore, ma almeno non siamo neanche contro. Infatti siamo molto più veloci qui. Ma se accendi il radar si consuma qualcosa? La batteria. Noi dobbiamo andare a quello a 1600, quello più lontano. Sì, però è il fatto che è proprio esattamente contro vento, quindi facciamo il giro largo se riusciamo. Magari riusciamo a trovare il flusso. Sì, lo so. Andare verso il punto. Sta arrivando un gabbiano, lo aspetto a braccio aperto, guarda. A questo punto cerchiamo un flusso di oggetti e seguiamo quello. Manco un po' di verde su questa zattera. E c'è l'orticello, carino. E non genuino. Ma possibile che non... Ancora lì l'affare non gira, boh. Anzi, ci siamo persi? In realtà persi no, la direzione c'è, ce l'abbiamo. Magari se buggando riprovate a caricare il mondo. Ma no, ma non credo. Secondo me siamo usciti alla grandissima fuori rotta e ce ne siamo accorti troppo tardi.
ma di solito comunque i flussi di oggetti c'erano sempre, cioè ti comparivano prima o poi. Sono dietro in realtà, ragazzi, sono lì. Eccoli. Sono là. Sì, vedo lì. Andiamo e raccattiamo gli oggetti. Alla. Vediamo anche la barca, aspetta. Ma tanto dobbiamo poi infilarci lì e vedere dove va il flusso. Sì, no, però infatti... Ok, adesso sta girando anche il coso della vernice. Oh, così stavano... Pesco qui, mi rendo utile. Adesso non gira più. Perché stavano andando nella direzione a favore di vento prima, perché girando la barca ha girato anche la vela ed era a favore di vento. Quindi probabilmente devi essere a favore di vento per farla girare qualcosa. No, dobbiamo essere a favore di corrente questo qui. Cioè, dobbiamo andare dritti. Ma gli oggetti sono... Ok, di là la direzione, va bene. È controvento pure qua, che C'è palle. un'isoletta alla sinistra, ma è blu. Controvento! Pesciolini, ho cucinato. Track. Il flusso è di là. Io lo metto girato così. No, dai, l'acqua. Che palle, non riesco a prendere il barile perché abbiamo il mare che mi fa annullare la cosa. Basta, non lo prendo più. Guardate qua dietro, non è stata una bellissima. Ma non riesco a prendere le Adesso lo cose, posso anche ragazzi. togliere. Perché forse sopra è meglio, se vedi. Ok. No, che c'è il mare mosso e si glitcha tutto. Ma è sempre buio Porca poi. Ma miseria. non stiamo andando. Dove stiamo andando, Jezero? No, non stavo. Sto cercando di seguire il flusso adesso. Dove sono gli oggetti? Sono scomparsi. Come sono scomparse c'erano. C'è più. No, lì sono lì davanti. Sto cercando di Ma è quelli che capire. abbiamo superato Sono a adesso, destra, eh? li abbiamo E ho capito, è che superati. non vedevo molto col volante là sotto. Devo rimetterlo qua. Colpito lo scemo, eh. Avete sentito? Ho fatto tic. Raggiungiamo il flusso. Ma adesso c'è un palo sotto, Gesar, che Come fastidio. palo sotto? Certo. Ah, metteva il palo sotto. Ah. Posso metterlo uno indietro. Aspetta, lo metto uno indietro Della così. dance, C'hai ragazzi. un po' di legna, Marco, da mettere qui nel pentolame? Qualcosina dovrei... Qualcosina ce Metto qua. Ah no, ancora peggio. l'ho. Ok, così sembra un palo del... Dobbiamo fermare su un'isola e sradicare ogni tipo di legna proprio dalla sua faccia. Siamo contro vento, non possiamo più raggiungere... C'è un'isola là, andiamo a quell'isola, dai. Vai, vai. Magari trovando l'isola troviamo anche il flusso un'altra volta. No, sono cascato! Ma lo buco intanto, però. Sto scemo. Le botte gli ho dato. È tutto pieno di righe. Un rigatone. Bravo. Sono molto fiero di questa cagata che ho detto. Vedo la Tuborg lì, gigante di pietra. Allora, qui c'è un pesce da mettere nella cassa. Anche questo me lo tengo in tasca. Anzi, Ah, me cosa lo mangio. fondamentale la sedia davanti al... Ah, sprechiamo la legna, visto che No, era... la sto adesso... riciclando la sedia, la sto portando da dietro, la solita. Ma mettete anche un albero in barca, dovremmo. Albero. Ah! Sì. Ragazzi, le alghe nella parte dove dobbiamo... Cioè, qua, nella cassa per Sì, brusare le stiamo robe. spostando lateralmente adesso, infatti non andiamo un cazzo e non gira niente. Speriamo che lì ci sia il flusso di oggetti. Ma lo vedevi se c'era gli Ah, magari dietro,
anche allontanati di brutto. Ma io se metto tutta carne, mi verrà fuori una zuppa di carne. Noi ci proveremo. L'ho colpito. Paramba. È vero, non ci conviene più girare la vela adesso. Perché? Perché adesso abbiamo il volante. Giri la vela in avanti. Così. Sì, è vero. Poi e sì. Ti giri con la nave. Se metti più vele, vai più veloce? Immagino di sì. Siamo completamente fermi, siamo ma contro vento. Ma insomma, ragazzi, insomma, di questo gioco. Siamo carina, però. Ma. Venerdì finisco Mafia, sì, Temax. Come di arrivare più vicino possibile. Venerdì finisco Mafia e vi ricordo che questa sera alle 11, quindi una live extra, ci guarderemo un bel filmetto horror che su Amazon Prime Video, ragazzi, è pieno zeppo di horror di merda. E io sono felice. Infatti questa sera ci guardiamo o Escape Room o Ghost Hunter. Sì, erano i due più interessanti. Sì, in realtà ce ne sono un botto di interesse. Non è vero, nessuno è interessante, no, però... nel senso, per essere uno schifezza, intendiamo, ovviamente. Ah, qui non ci sta, zio. Mi pare, non so se Ghost Hunter o Escape Room hanno come voto tipo 4, qualcosa, ho visto ieri. Comunque uno di quelli che avevamo guardato, per dire. Pian piano ci arriviamo, eh. Alle 22, sì. Io purtroppo, ragazzi, non no, alle 22, parlare, alle 23. Alle 23, sì, scusate. Testa di cazzo, fuori! Oh. Ho preso la nave. Ovviamente 4 non su 5. No, ho fatto la merda. No, 4 su 10. Vabbè, io... Niente il pollone. Che fastidio che qua non è chiuso. Quindi se volete andarci a nuoto intanto che qua... Ti dirò, vado a nuoto. Guarda, faccio fuori lo squalo. E finché non cambia il vento, non possiamo andare da nessuna parte. Non mi ha caccato lo squalo. Perché sta caccando a te, Marco? Vabbè. Facesse quello che vuole. Intanto devo arrivarci sull'isola. Aia. Ma ammazzalo. Me lo aggri. Poi non lo ammazzi. Ma io sto andando sull'isola, non è che... A parte che non lo vedo. Tanto dobbiamo ammazzarlo lo squalo. Non lo vedo. Sta mordendo ma non lo vedo. Eccolo, adesso l'ho visto. Per morire... Sono perso, ecco. Più niente adesso. Prossima live su Phasmophobia stasera. Stasera con Nelson. Con Nelson di Spacce Valley. Ogni mercoledì. Per ora poi vediamo. Sì, probabilmente faremo sta settimana, poi la prossima, poi basta. Finché non lo regolare, ovviamente. Poi magari una volta ogni tanto si farà. Ma non più ogni settimana, probabilmente. Anche perché comunque il gioco è quello. Cioè okay. Sì, esatto. Morto. Ma non sì, più che altro se non l'aggiornano. Sì, se non diciamo mettono che di ti domani non ho visto il sondaggio come è andato, fa vedere. Ti domani ci sono 9 sì, quindi teoricamente sì, però uno di Espeto non ha messo né sì né no, non si sa. Allora sono 9 reali, ma non c'è niente su quest'isola, ragazzi. Quello di corda c'è, non ho visto. Secondo me l'isola... siamo tornati indietro su un'isola che abbiamo già fatto. Corda ha messo sì, corda. Ragazzi, non c'è nulla in quest'isola. È possibile che ma siamo tornati indietro. Ma io muoio qua però, ragazzi. Perché? Così diamo lo squalo o... Ma l'ho già ammazzato. Posto. Poi ci siamo tutti, sì. Sì, no, ragazzi, posto. Questa qua secondo me è un'isola che abbiamo già visitato. Per questo che eravamo lenti come la merda, perché siamo tornati indietro. Ma il fatto è che l'obiettivo è di là, quindi non è che possiamo fare neanche molto. Abbiamo bisogno dei motori che si accendano, così possiamo andare anche contro vento. Non ha alberi, ma poi non c'è neanche niente sotto. Quindi per forza è una roba che abbiamo già. Infatti non andiamo ha... di là.
Sì, è l'isola di prima, ma siamo dall'altra parte. Siamo tornati all'isola di prima. È carino che però ti memorizza le isole, che non te le resetti, nel senso. Però non c'è neanche il flusso di oggetti. È possibile che non... Solo che non abbiamo mai più legna. Grazie Filippo. La legna è veramente l'unica cosa che ci manca, la legna. E ne ho presa veramente... Cioè io ne ho presa, ve l'ho data ed è scomparsa. Serve per tutto quello fatto. Oh, quindi giriamo il culo. Piantate un albero, si può fare effettivamente. Non so, i semi li abbiamo, non so se... Gioco alla fine, no, attualmente so. Credo di no. Credo che non sia ancora finito col capitolo. Semi di palma, guarda qua. Però c'ha molta più trama rispetto a un anno fa. Diciamo. Dobbiamo Cosa? Andare adesso. Questo gioco, perché alla fine non credo ce l'abbia ancora, però sicuramente si conoscerà qualcosa. Ah, non si può seminare qua la palma. Però. No, devi fare il coso giusto. Qua poi. Dobbiamo andare di qua, vediamo. Ok, dritti così dobbiamo andare. Dritti no, perché contro vento. Si è girato il grande vaso. No, così siamo proprio contro vento. Se butti giù la vela, scusami. Può craftare il grande vaso? Io butto giù la vela. Tira giù la vela. Ma c'era un'isola dietro con due alberelli. La tiro su, se mai. Eh sì. Ma così non ci muoviamo proprio. Ma non è vero, all'inizio ti muovi comunque con la corrente. Ma non c'è corrente, qui non siamo nel flusso di corrente. Ma la corrente c'è lo stesso. E non vorrei che torniamo indietro, perché siamo con... Cioè, comunque la corrente segue il vento. Così stiamo tornando indietro, in effetti, sì. Sì, giustamente. Ecco lo flusso, è lì. Inizia lì, ma non va avanti dove dobbiamo andare. Perché va dall'altra parte? Ma che fregatura. Scusa, eh. Così ci mettiamo 2000 secondi. 2000 secondi sono più di mezz'ora. Ragazzi, dove lo metto il vaso con l'albero? Prende veramente abbastanza spazio. Lo posso mettere qua nell'angolino? Te lo mangia lo squalo. È quello che ho pensato io, però tipo qua. Mettilo qua. Tolgo sta torcia. Mettila da un'altra parte. Dall'altra parte. Prenda quei due legni lì dietro. C'è già qualcosa. Dove sono, qua. Susa? Là. Non l'ho preso. Ma no, dobbiamo trovare il flusso. Ti avevo promesso. Ma qui non c'è. Sarei tornato. Grazie, Gormaci. Grazie di 45. Eccolo, lo vedo. Aio, it's a stronz. La torcia dove l'hai messa, Moro? L'ho messa lì di fianco, gliel'ho già messa. Ah, avete messo una torcia sulla punta che vedi. Moro, ci dobbiamo allontanare per forza. Piezar, aspetta, che lo porto qui indietro sta torcia. Però è meglio che niente, cioè ci allontaniamo dal punto, poi lo raggiungiamo la prossima volta. Poi è un mondo, quindi se andiamo dall'altra parte, però poi. Ma Piezar, mi sembra una cazzata questa. Però dobbiamo per forza allontanarci, perché il flusso va dall'altra parte. Da quello che vedo. Oddio. Sembra fermo in realtà, però. Ma adesso abbiamo la coltivazione privata, Liezer. Che perché poi il flusso, c'è qualcosa che non va, va contro corrente. Cioè, contro vento. Lo squalo. Ammazzo, Lo sto ammazzando. Cioè, in realtà sto rompendo la lancia perché è quasi finita. Ma così non ci muoviamo, però, che palle. Ho rotto la lancia. Adesso non c'ho legno per rifarla, però. Problema. Bella musichetta, mi è partita. È partita una musica non bella. Non c'è nulla. Però non ho capito, scusa. Adesso stiamo andando verso la scia. No, non stiamo... Cioè, più o meno, ma non sembra neanche una scia quella, in realtà. Sembra solo dei residui nel mare, basta. Che è sempre contro vento, non riusciamo a raggiungerlo. Io voglio provare a pagaiare. Cazzo, ma uno di legno non basta per fare da mangiare. Ma non c'è più la pagaia?
Non penso. Più? Perché? Perché l'avranno consumata, se sarà... Si consuma la pagaia. Io devo vedere. Che tristezza questo viaggio. Allora, ragazzi, dobbiamo trovare... Oggi. Allora, prendiamo la decisione drastica. Aspetta, lì azzar... Volete prendere la decisione drastica? Giriamo dalla parte opposta. Dobbiamo seguire il vento, perché sennò non ci muoviamo veramente. Sto andando dai residui, amici. Sono bravissimo. Ho fatto 100, abbiamo fatto. Io andrei dall'altra c'è, parte. No? C'è Marco che pagaia. Guarda che siamo arrivati ai punti. Siamo... Così. Guarda che stiamo arrivati ai residui. Sì, ma sono, sì, questi, ma sono solo questi. Vabbè, ma intanto magari ci prendiamo qualcosa che ci serve. Legna. Non c'è più niente. Forza, arraffate fare... tutto. Sono d'accordo. Ah no, eccolo là il flusso. Arraffate tutto. Ok, è lì davanti. Davanti. Vai, continua. Hai visto? Vai, Marco. Serviva la pagaia. Vai, per mezz'ora, fai così. Aspetta, sta già finendo. No, non è vero, però... No, è lì davanti. Tutto, lì prendete davanti. Legno, tutto, tutto. Intanto ci abbiamo i cosi davanti. Vabbè, che prendo. Eureka! Tanto che siamo sempre contro... No, aspetta. No, sì. Ma anche più veloce, eh? Hai visto? Perché non pensavo andasse così veloce. Guarda che muscoli, Vector, eh? Tante le palestre off. Però aspetta, se tiro sulla vela, teoricamente dovrebbe andare anche più veloce, no? La devo ricraftare, però mi serve assolutamente quel barile. Siamo fermi con la vela su. Ma perché? Però guarda, ma non ha senso. No, ci stiamo avvicinando, ma siamo lentissimi. Ma testa di pelle, vattene via. Tengo la vela contro vento che è più veloce, ma che cacchio vuol dire? Oh, dai, ok, il flusso è qua, perfetto. Però siamo sempre contro vento. Vabbè, non importa, adesso ce la gestiamo. No, squalo no, di no, merda. Ammazzalo. E non posso, non c'ho la lancia io. Arrivo. Palle. No. Aia, maledetto post-it. Non stiamo più muovendo. Vai, sono io. Patate con in mezzo il manzotin. Le fornace, avevamo bisogno di legna. Stando. Sto per rompere la pagaia. E questo è il flusso. La pagaia, la rifaccio. Se alza la vela, Dav, si ferma. Anche se è controvento, comunque ci fa muovere di più, non so perché. Prendete tutte le... col gancio, prendete i legni che non passano, che ci serve... Tutto ci serve. Ah, sì. Questo dovrebbe entrare. Lo prendo io che... Con la pagaia. Ok, vedo le cose. Ok. Guarda che lavoro. Vedete tutto, prendete. Vabbè, stiamo più o meno andando. Vabbè, andiamo sì. Fino a quando ce l'abbiamo a est e poi giriamo tutto a est. Allora, in realtà possiamo girare un pelo verso destra. Adesso sì. Ragazzi, sono riuscito ad accumulare ben 4 di legna. Inventario. Ok, così. Così. Qua. Più di là. Tra l'altro la sete mi sta andando giù che è un piacere, proprio. Quella non ci manca, direi. No, quella siamo a posto. Beh, direi. Ok. Non male che Marco è forzuto, sì. E niente, è finito il flusso. È vero, gli adesso lo troviamo. Che tristezza. Prendete, guarda come si arraffano gli ultimi pezzi di legno. È finito qua. Vabbè. Andiamo dritti da sta direzione. E la legna, però... l'unica è raggiungere l'isola, perché lì è pieno di legno. Quello sicuro. Ok, okay mo, più o meno come perfetto. Procediamo? Sto già dritti così. Seconda pagaia. No, andiamo dritti così. Siamo, non siamo neanche contro vento. Ma io non vedo nulla lì, sei sicuro? È la nebbia, è vero. Testa di cazzo, dove... Ah, ho sentito, ma non c'era. È normale questa situazione, Lieza? È normale, sì, stiamo andando giusti, stiamo andando. Dritti così e arriviamo. Tra due live ci arriviamo. Ok. Vedo le rastanguria de merda.
Me la mangio io, me la mangio. Vedo un barile là davanti, allora forse... Sta rompendo la pagaia, la ricrafto subito. Vedi adesso come gira il mondo qua. E siamo dal giusto. Vedo anch'io il barile. Mi spezzano! Ok, c'è un sacco di oggetti qua, sì. Segno corda. Però va di là, ok. Possiamo seguire il flusso, poi appena ci avviciniamo. Prendete tutto, prendete tutto. Capire dov'è il flusso e poi lo seguiamo. Prendete tutta sta legna, tutta. Mi serve. Ok. Beh, quella qui dovremmo riuscire a prenderla, c'è quella là. Con le onde è un problema qui, però. Chissà. Aspetta, vado a vedere come va il flusso. Così. Devo bere! Ma che fai? È un'isola a sinistra, sì, no, ma abbiamo trovato il flusso, forse conviene seguire il flusso. Ucciso al volo! No, è caduto in acqua! Ma porca miseria, porca, guarda. Sai che perso. Ho preso il gabbiano, l'avevo preso al volo, avevo fatto una provata ed è caduto nell'unico buco che c'è nel... No, dove stiamo andando? Aspetta, non sto pagaiando io, che stavo rifacendo... Non serve più, perché non stavo più contro vento. Posto, okay. Ragazzi. Abbiamo ritrovato la rotta. Che avventura, la pagaia al nostro strumento perfetto. Che dici, no, qui non gira più gli Ezra, quindi abbiamo sbagliato. Se questo non gira vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato, io te lo dico. Allora deve essere solo a favore di vento. Favore di vento vuol dire tornare indietro. Cosa dici? Ho pagaiato per il cacchio? No, qui no, tu hai fatto giusto. Che qua non è il flusso, è di là, okay. Ma se devo mangiare, niente, quanto mi ha consumato? Ritorna a pagaiare. Aspetta che sono finito tu, okay. Il flusso è di là. Grazie Panda Joe. Grazie Panda. Tremate, le pagaie sono tornate. Siete interessati? No, MD non per adesso no. Allora, no, sono interessato in realtà, però non... Allora sì, no, le schede video, bah. No, sono interessato anche a vedere quello che presenteranno, perché comunque... Metti che quest'anno è la svolta anche per le schede video. Amici, vedo altri oggetti qui, eh. Eh sì, no, la direzione adesso c'è. Però è che siamo sempre contro vento. Diciamo che non ci credo abbastanza, quello. E come facciamo a finire contro, cioè a favore, se siamo sempre tornare indietro. E quindi cosa stiamo facendo adesso? Stiamo cercando di raggiungere l'isola della trama. Perché tornare indietro vuol dire allontanarsi. Ma l'isola della trama e poi comunque da lì come te la sbrighi? L'isola della trama, lì possiamo poi andare avanti con la trama, prendere la legna, fare tutto, è un'isola. Ma non ti muovi più con la barca, mi stai dicendo? Ma poi bisogna vedere poi dove bisogna andare, che ne so dove bisogna andare poi dopo. Prendere un po' di roba. Anche perché la trama finiva più o meno lì. Siamo giusti come direzione quindi qua? E non vedo più niente. No, vedo altri materiali, sì, un po' più avanti vedo altri materiali. Okay. Un giorno vi prometto che dipingeremo la nave. Non sto farmando a caso. Ok, qui l'albero è da tirare giù. L'avete fatto? Quanta legna dà un albero del genere? Davvero, non mi sta dando un cazzo. Aspetta, perfetto. Forse ancora non è... Mi sembra strano che non sia... Ragazzi, secondo me è abbastanza... No, però non mi sta dando un cazzo, boh. Non me lo devi aspettare. Tu gabbiano di merda. Andiamo avanti qui a pagaiare. Bravo Marco. Vedo la scia, la vedo più a sinistra però io, ragazzi, eh. Adesso sì. Vado verso sinistra. Vabbè, ma giro io la barca. Fatto che così ci allontaniamo un po' dal punto. Ma... volete c'è l'isola lì, se volete andarci. Io quasi sì, eh. E adesso abbiamo trovato il flusso. Quindi a sto punto sai una cosa? Ci andiamo a nuoto.
No, aspetta, posso girare, posso andarci no, con il pagaio? No, 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 che se poi, poi usciamo dalla rotta. Quindi vuoi metterla ancora qui? Direi di sì a sto punto. No, aspetta, andiamo un pochino avanti. Di là ancora. Aspetta, 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 andiamo, andiamo un attimo avanti. Io non sto pagaiando, eh. Devo pagaiare? No, no. Perché sta andando di qua la barca? Ok, adesso l'albero è da accettare. Senti, facciamo una cosa. Andiamo all'isola e via. Ma non mi ha dato i semi. Ci avete altri semi di palma? Sì, ma perché? Sì. Ma, non te, ma te li dà Chiulo? Oh. Mi sa di sì. Amici, stiamo, giù, ci stiamo avvicinando, eh. Sì, sì, l'ho fatto io perché tanto... Io in caso mi serve ho... un asse di legno per rifarmi la lancia. Metti l'ancora, poi l'Ezar. Un seme di palma l'avete messo qui. Ok, mi sono avvicinato. Metti l'ancora. Devo tagliare un po' di legnia. Legnia. Prendiamo anche metallo e tutto perché... Un attimo qua. Quanti, quanto dà l'albero, scusami? Due? Oh no, sono affamato. Quattro? Non c'è niente, mi sa che sono già stati su sta isola. Ci sono due alberi. E i semi come delle... si prendono, ragazzi? Bellissime isole, eh? I? Semi, come si prendono? Te li dà la palma, te li dà. E a me non me la date, allora, cioè, sono sfigato. Te li dà culo. Sa che è stata una delle prime isole questa. Niente, ragazzi. Ah, sì, me l'ha dato uno. Ma come, Liezza, non è possibile? Perché non c'è moltissimo. Cioè, un po' sì, ma non così tanto. La vera che sia una delle prime che non avevamo l'accetta, quindi gli alberi sono rimasti. Come è possibile che siano tornati così indietro? L'accetta ce l'abbiamo sempre avuta, che non le abbiamo fatte tutte. Ho un botto di roba, oh. Ma che cazzi. Oh, questa. C'è lo squalo, ma io non ho le portenze. Dallo, non c'è. Allora, questo. Il rap le cuociamo così a sto punto. Aia. Ok, ragazzi, ho preso un po' di assi. E siamo alla ganzissima. Forse c'è la terra qui. Dobbiamo prima vedere quella, sì. Vedere. Non mi sembra di vederla, ma... Fammi venire a vedere. Qua c'è del legno pure. Io ho fatto i fiori. Ti avevo promesso. Che sarei grazie tornato. Illidan. Grazie Illidan. Che sempre di notte ci arriviamo nelle isole, poi porca puttana che fastidio. Sempre una merda di notte. Che acqua dolce. Ho annaffiato la piantina. Sono gli ananassi. Poi c'è un trabiccolo. Ora voglio fare un altro vaso grande io. Perché? Che è meglio, no? Va bene. A posto. Andiamo a vedere sott'acqua. Sono fatto malissimo. Era bassa. Ok. Prendo la legna qua. Cardi B. Non vedo materiale da prendere. Lo metto di qua di fianco, ragazzi, eh. Lo metto esattamente di fianco all'altro, ok? No, iniziare a dipingere, posso già farlo, scabu. Venti, poi evitiamo qualunque flusso e andiamo direttamente all'isola. Poi. La legna ce la prendiamo là. Un'altra ricetta per te, tra l'altro, Moro. Abbiamo dell'ottima composta di frutta, credo sia nella Macedonia. Tanto non abbiamo la cassa di frutta, io te la non si trova. Lì, chef, poi faccia lei. No, i materiali non sembrano esserci proprio sotto. Un lingotto di metallo e bolt mi serve, sì. E questa la pazziamo qua, la pazziamo. Può vivere. E...
Boh, siamo ripartiti, ripartiamo. Ripartiamo, allora vai. Aspetta. Ti devo fare una manovra. Ma perché sto gi... Ma mi sono ubriacato. Sono pazzo ora. Okay. Yeah. Okay. Ora siamo in bolla? No. Però devo prima andare a vedere quegli Benariel. Oggetti. Devo Bennarello. Devo pagaiare? Tirando... Ma che tra un po' torniamo per forza con vento, scusami. Stiamo girando completamente, lo troveremo un vento a favore. Ok, dritti così. Ti devo pagaiare? No, non credo serva. Siamo a 1300. Primo. Una freccina me la farei. Adesso pianto tutti merda di fiori. Ok. E voilà. Poi le metto qua. L'angurie ne abbiamo due, le metto qua. Cocco lo metto qua e non ci abbiamo più posto. Dovremmo fare una cassa grande per il cibo anche, secondo me. Guarda, te la sotto io, Marco, adesso la cassa del cibo. Aspetta che c'ho gli ananassi, fammi mangiare gli ananassi. Devi fare la cosa di salmone con l'ananas, Moro. Ma tanto non ci abbiamo... L'insalata di salmone dovevi fare... Non c'abbiamo l'insalata, Marco, tanto. Palo. Quello è un corallo, comunque, a casa mia. Sì, a parte che sembra un corallo. Ok. Andiamo in direzione giusta. Io voglio ammazzarti. No, stavo... Ok. Ho altri due pollotti. Ecco qua. Abbiamo un botto di patate. Pollo e le piume, anche quelle ne abbiamo. Un'isoletta piccolissima con un albero, basta. Lasciala lì, allora. Para, para, para. Ok. Adesso non gira, però. Vedo più la scia, Liezza. No, ma non lo stavo più seguendo la scia. Andiamo direttamente all'isola e basta. A questo punto resistiamo fino all'isola e poi prendiamo la legna lì. Ma tanto appunto adesso ne ho piantate due, sperando che ci diano i semi. In realtà bisognerebbe piantarne un po' per sperare di avere più semi e ricontinuare a piantarle, però. Sembra che sia l'isola quella, magari non è l'isola. A me mi servono 4 assi di legno, ce li avete? Ma io ho 0 proprio, non ho niente. Tirati. Ho 12, pensa. Non li metto anche qui nella fornace. Ma per cosa stai facendo tu? Ho fatto un pennello. Devi aspettare che avevamo un po' più di legna per usarla per fare un pennello adesso. Vai a mettere la legna qua, tanto. Ho finito la legna, Marco. Non per, non per il pennello, l'ho messo nelle fornaci. Oh mio Dio, che glitch, arriva lo squalo. Sono salvo. Ma che stai dicendo? Mamma, mi sono glitchato dentro la, il allora, Marco, allora decidiamo. Come la facciamo sta nave? Tutta nera? La vuoi fare tutta nera? No, che schifo. Io la farei rosa, rosa e gialla. No, rosa e gialla, quindi mi servirà il bianco. Rosa e gialla, che schifo di abbinamento. È terribile, Marco, è veramente il vomito, però... Aspetta, prendo tutti i colori. Nera e verde, bello, nera e verde. Che schifo il no, verde. Verde, allora, smettila con questo viola colore. E giallo, facile. Giallo-viola e siamo tutti d'accordo. Ma smettila, anche tu, basta. Ho capito. Mi rosa. A me piacciono il nero, il viola e il giallo. Quello... Allora, beh, facciamo più colori comunque. Allora, rosa cosa facciamo? Il pavimento? No, perché il colore... Allora, serve qualcosa senza... Senti. Siamo campioni, infatti, voglio dire. Di giallo ce ne abbiamo un sacco, in effetti. Possiamo farlo... Facciamo il pavimento tutto giallo, Marco? Sì,
Mi piace, che si vede bene da lontano così. Anche per lo squalo, così morde il mio pube. Ma poi ogni volta che ci mordono un pezzo dobbiamo ripitturarlo di nuovo. Certamente. Senti come spiaccichi la saliva per terra. Secondo me non basta, ce ne abbiamo un botto, ragazzi. Beh, si sta... Senti come spiaccica, senti. Plop, 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 plop. Come baldanzoso. No, inquino il mare, va. Butto la batteria a scarica. Ragazzi, non fare che si potevano ricaricare le batterie, però. Non basta un cacchio, non basta qui. Ma qui ha rotto un pezzo. Ma che cacchio. Moro, non hai legna? Eh no. Purtroppo ho fatto un pennello. Ho finito la pittura gialla, Marco. Secondo me lo chiedi. Il supermercato. No, ho finito la pittura gialla e questo qui è il farm dall'inizio della serie, per certo. Dire. E abbiamo fatto neanche metà nave. Purtroppo. Dovremmo aspettare. Ma mi sa che anche l'altra volta era finita così, eh. Avevi fatto solo qualche parete e poi era rimasto. Vabbè, così. Marco, il restante facciamo viola. Sì, ma si può fare il viola, esiste? Certo, guarda qua. No, in generale, di così. Guarda, è proprio viola Lakers. Fate la zona. Sì. No, è proprio. Che bello, voglio stare qua, dormo qui io. Lieza, quindi sei sicuro di dove stiamo andando? Quindi stiamo andando all'isola della trama? Sì, per forza, non ma ci metteremo senso una stare... vita a questa velocità, probabilmente. Questa velocità, facendo un paio di calcoli, ci vogliono circa 20 minuti. Vabbè, 20 un po' di pazienza. Tanto oggi la live è finita ormai, quindi... Sì, no, fate no. Va per la prossima. E che nel no, stronzo, l'ho appena pitturato! Fuori! Nel frattempo non abbiamo da... legna non so. Beh, stanno crescendo qua gli alberi. Vabbè, ma tanto sì, se andiamo solo così alberi. Non ci serve. Poi arrivati all'isola ne possiamo prendere quante ne vogliamo di legno. Come spiaggi così. Anzi, tra l'altro ne prenderei veramente tantissimo di legno. È finito il rosso. Non è il rosso, Moro. Mi è finito il rosso per fare il viola. E qui non ce l'abbia. C'ho tre fiori rossi. È verde. Ma che schifo, verde e viola. Ma, Lisa, ma il verde io non lo voglio, sono contro il verde. Mettimelo qua sai. Sopra il verde, qua sopra. A me piace il verde. Il verde non c'ho il giallo, non posso farlo il verde. E cosa puoi fare? Niente, blu. Fai il blu. Posso fare... No, il blu mi serve per il viola. È una struttura gigante, ma è quella che abbiamo già visto lì. Sì, io di sì. Bella sta zatta, guarda. Posso fare bianco o nero? The Champion. No, ragazzi, ma è quello che abbiamo già visto lì? No, è un'isola... Ma è gigante? Ma non è quella dell'obiettivo. Andiamoci, pagaio, Lieza. Sì, penso di sì, no? No, non è quella dell'obiettivo. Vado a pagare. Allora, è un punto segnato sulla mappa, ma non è quella dell'obiettivo. Andiamo, andiamo, andiamo. Ci riforniamo di tutto così. Anche l'altra volta l'hanno trovato. Sto pagaiando, ma forse non c'è bisogno, Lieza, vero che io pagai. No, giro. Io pagai. Oh, guarda lì quanta legna, tutto. Sì, no, non c'è legna. Sì, ci riforniamo un po', ci prendiamo altri semi. Ma direi che arriviamo all'isola e salviamo. Ma ragazzi, poi... ma se facciamo un piano solo per la coltivazione, così in centro, in modo che non dobbiamo rispostare i motori e tutto, e abbiamo comunque spazio per mettere altre piante. Sì, è vero, la pala, qui potrebbe servire la pala a questo punto. Marco, che ne so. No, no, ma non possiamo attraccare qui, da dove sali? Da, dobbiamo andare da più davanti, punta. Da davanti, sì. E quello che dicevo io è, se facciamo un terzo piano... Ma che schifo è pittura, quello. È nero. Ma non è facciamo nero, un terzo piano un marrone scurissimo. No vabbè, per adesso lo lasciamo giù e sfruttiamo lo spazio che abbiamo giù. Ma cavolo, guarda quanti alberi giù. Vabbè dai, ci sta. Ma forse non va bene per farmare però sti alberi, eh? Non lo so, ma la prendiamo lo stesso. Questa qua è un'isola segnata, ma che non non so che rimane, se non credo bianco. Sia di trama questa, perché è piccolina, però va bene. Io mi ricordo di essere morto una volta su un'isola del genere nella scorsa serie per un orso. Ah sì, no, ma quella era l'isola, rossa. Quella era l'isola gigante. La scogliera mi ricorda anche un po' quella di Lock and Key. Io l'ho sentito che c'è un gabbiano. Se mi giro gli do una sberla. Ma mi sono rotta la pagaia, porca miseria, mi sono rotta la pagaia.
Caro sta bagaglia. Quindi rimaniamo con il cliffhanger. Rimaniamo fermi qui, sì. Domani. Grazie, mercoledì. Venerdì facciamo. Martedì sera la discoteca, ragazzi. Oh, una 24 a memoria di Kobe, no? Ah, un 24. Ah, e come lo disegno? No, non mi stanno cagando per il terzo piano, ma lo farò io poi. No, Marco, ti sto ignorando perché mi sembra un'idea del cazzo in questo momento, visto che non c'è legna. Ma no, adesso non si può fare, chiaramente. Ma io, Marco, facciamo una, la facciamo altissima poi questa zattera. Perché stai bagagliando? Per andare all'entrata. No, ma ci fermiamo qua. Vabbè. Ah, beh, vuoi vabbè, sì. La era qua. Per parcheggiarci vieni, meglio, vieni. Però. Pagaglio, pagaglio. Ma mi sa che non ce veloce, la facciamo. Veloce, veloce, veloce. Vai un po' più a sinistra. Ok. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ancora a parte che sinistra. Non è detto che da lì possiamo sinistra, salire. Sinistra, sinistra, sinistra. Ok, dritto. Il fatto è che non sono sicuro si possa salire, che beh, è il punto sicuramente più basso, più però. Qua. Questo sicuro. Però lo scopriremo la prossima volta. Che hype. Stop, adesso, stop, ma stop, dai, stop, domani stop. Mattina lo facciamo. Fermati, fermati. No, è venerdì. Dai, facciamo c'è un barile venerdì. C'è un barile. Metti l'ancora, Liezer, stai tornando indietro. C'è l'ancora, c'è l'ancora. Ma come mai ci siamo mossi così come tanto? Come c'è l'ancora? E puoi pagaiare con l'ancora giù? No, continua. Ah. No, si sposta no, un attimo, devo ma scendere, l'ancora non si devo tira e okay. Poi... Sto andando... No, fermi. No spoiler, eh? Quindi questa sera mi raccomando... Con aspetta, mo... È pronta, almeno la buttiamo giù questa che pausa. Cosa? Ma no, chi se ne va aspetta? Volta. Guarda. L'ho già ripiantato l'altra. Posso Raft lo continuiamo venerdì. Sì. E basta. Stasera Phasmophobia con Nelson. Sì, mi raccomando, amici. Poi faccio una e storia e poi magari questa... anche dopo. Questa sera più tardi, però alle 11, ci guardiamo un bel filmone. Ah, vai, mi raccomando. Salvo il mondo. Sì, ho salvato il mondo. Basta ormai. Esco. Niente, a stase quindi. A stase, belli. Ciao, belli. Ciao.